Non appare il gioco, ma adesso lo sistemiamo perché dovrei fare così e dovrebbe magicamente apparire. Esatto. Il mouse però magari lo togliamo perché non mi serve tenere il mouse. Allora, se vi ricordate, l'ultima volta ci eravamo lasciati praticamente a Toleno. Ci eravamo lasciati a Toleno con una cosa in particolare. Quindi se vi faccio vedere che cosa è successo? C'è una piccola differenza con quello che avevamo fatto praticamente la scorsa volta e quello che effettivamente è adesso il nostro gameplay. Come potete notare, eravamo a ben 12 ore quando ho preso la pausa, diciamo così, di farming, dato che appunto volevo farmare. E volevo per l'appunto fare una cosa che ho fatto una volta sola nelle mie run in realtà. Non l'ho mai praticamente ripetuta perché non è una cosa che effettivamente serve. Cioè, non è una cosa che si necessita. È una cosa che si fa semplicemente quando si ha magari anche quel pizzico di sbruffonaggine di dire: guarda, conosco talmente tanto il gioco che ti faccio vedere qual è la differenza tra un personaggio normale e un personaggio ultra pompato, ultra dopato. Anche perché praticamente notate che le ore di gioco adesso sono diventate addirittura 83. Qui ho perso addirittura dell'altro tempo rispetto a quello che avevo già perso inizialmente perché ho appreso anche le abilità dei personaggi che ovviamente ho a disposizione nel party. Mentre invece qui carico giusto un attimo per farvi vedere quello che ho fatto, la follia letteralmente che ho fatto, che vi ripeto, non serve praticamente a niente, perché non serve praticamente a nulla se non a per l'appunto boostare o comunque potenziare un personaggio che vedremo più avanti, però sì, Marcus ha raggiunto il livello 99. Gli ho fatto raggiungere il livello 99. E come potete vedere, le sue statistiche in questo momento sono molto, molto elevate. Abbiamo un 62 a forza addirittura, 52 di potere magico, 50 di potere spiritico, 32 di velocità, dove diciamo che il cap per un personaggio, diciamo, quasi maxato, perché Gidan a livello 99, se non ricordo male, il suo cap di velocità è addirittura 35. Lui praticamente è arrivato a 32, quindi non è neanche tanto male come, diciamo, come stats, non è affatto male. Poi attacco fisico, difesa fisica e tutto il resto, ovviamente lasciatelo perdere perché sono tutte stats che comunque vengono influite dall'equipaggiamento che ho a disposizione, che è un equipaggiamento molto rudimentale, molto di base e che sicuramente non fa al caso nostro. Però è arrivato al livello 99. Portare Marcus a livello 99, l'abbiamo discusso la scorsa volta, sta a significare che Eiko, ovvero il personaggio che possiede gli stessi dati in codice del personaggio di Marcus, partirà non con queste statistiche, perché queste sono statistiche di livello 89, ma se facciamo il confronto con altri personaggi che per esempio sono a livello 20 e che hanno comunque quasi la metà, fondamentalmente hanno quasi la metà praticamente delle sue statistiche, e vedere comunque un Marcus che invece ha praticamente il doppio, perché forza 35 con 62 è quasi il doppio. Vedremo Eiko che quando si aggiungerà al party avrà delle statistiche ben più superiori a quelle che vediamo in questo caso da un livello 20 o addirittura da un livello 30. Quindi avrà la possibilità di guadagnare più punti durante tutto il gameplay e diventare veramente, veramente forte. Soprattutto quando la faremo livellare con l'equipaggiamento specifico, che ovviamente vi dirò successivamente quali sono i migliori set per poter livellare i vostri personaggi. Però, detto questo, avendo raggiunto anche le 80 ore di gioco per portare praticamente Marcus a livello 99, ora possiamo concentrarci andando avanti dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Quindi carichiamo la partita originale. Io ovviamente ho rifatto tutto, ho rifatto il boss, ho rubato gli oggetti che dovevo rubare e adesso sono praticamente fermo qui, davanti il deserto della cittadina di Kleyra, però
In questo caso ho comunque imparato tutte le abilità che dovevo imparare, diciamo, in questo frangente con i miei personaggi. Tranne con alcuni, forse che ancora mi manca qualche cosina. Non vorrei essere forse precipitoso, ma forse mi manca ancora qualche cosina. Perché non so se ho appreso tutto con tutti. Ecco, qui per esempio c'ho isotermia, che devo apprendere con Vivi. Qui abbiamo sempre reflex che stiamo apprendendo. Qui non abbiamo nient'altro, anche perché adesso faremo diversi combattimenti, quindi ci tengo che tutti quanti abbiano la possibilità di apprendere tecniche nuove. Anche perché la parte di Kleyra è praticamente una tra le parti forse un po' più rognose del gioco. Ci sono piccolezze che bisogna fare che possono, diciamo, mandarti a quel paese una run al 100%, comunque una run da completista assoluto. Perché ci sono alcuni piccoli segreti, alcune piccole chicche che magari non tutti sanno e che possono mandarti letteralmente a puttane tutto. Letteralmente a puttane tutto. Comunque, andiamo verso Kleyra. Nel frattempo saluto tutti quelli che si stanno aggiungendo, magari col tempo vi mando un saluto così generale. La tempesta si sta attenuando. Che sta succedendo? Proseguiamo, così forse lo scopriremo. Hai ragione. Prima andiamo e prima bagniamo. Ovviamente Quina, giustamente. Tra l'altro dovremmo imparare anche delle tecniche di Quina, tra cui una tra le più importanti per facilitarci il mangia, ovvero per facilitare quelle che saranno le prossime tecniche che dovremo apprendere con Quina. Perché qui apprenderemo niente proprio di meno che mantra magia. E poi non mi ricordo se qua l'hanno tradotta come mantra o matra magia, perché solitamente la traduzione cambia, quindi dovrebbe essere comunque una delle due. Non c'è problema. No, dallo zoo si apprendeva il vento bianco. Dalle dragonfly si apprende la mantra magia. E poi abbiamo anche il risveglio, che possiamo apprendere dai lumaconi. Anzi no, dai bruchi enormi, che non mi ricordo come si chiamano. Allora, vediamo se qua già mi spuntava qualcosa. Vabbè, tanto mi spunteranno, non è un problema. Allora, cominciamo. Come potete notare, tra l'altro, guardate che bello il rendering di Kleyra, però fatto tutto in 4K. Veramente, sta Moguri Mod, per quanto riguarda le immagini, è spettacolare. È veramente spettacolare. Sembra davvero una remaster. Sembra più remaster questa che probabilmente quella di Final Fantasy VIII. No, sto giocando con la Moguri Mod. Assolutamente sì. Per il comparto grafico e musicale ho scelto la Moguri Mod. Allora, qui iniziamo subito con un paio di forzieri che tra l'altro si intravedono appena, cioè proprio infamissimi. Qua ce n'è un altro, guardate, nascosto maledetto dalle fronde dell'albero. Però facciamo una cosa, torniamo un attimo di qua, perché qui è possibile già incontrare i Dragonfly. Quindi, sì, è assolutamente fatta benissimo la Moguri Mod. È assolutamente fatta benissimo. Io adoro la Moguri Mod. E tra l'altro dovrò provare poi anche la mod, quella che rende il gioco più difficile. Che c'è la mod che rende il gioco più difficile. Eccoli qua. Allora, uno lo possiamo fare fuori. Questi sono i Dragonfly. Oddio, non è morto? Quasi quasi, non lo fare su, ok. È morto, aia. Freya, allora attacca tu Freya. No, però attacca prima Quina. Ovviamente non lo posso mangiare. Quanto gli levi Freya? 195, ok, allora tu fai un attacco. Ok, divora. Ti prego, fai prima di Freya. Ottimo. Mantra magia. Ok, in italiano è stata tradotta in mantra magia. Che mi ricordavo che ci fosse la traduzione in mantra e non matra magia. Ovviamente oggetti. Anzi, a proposito di oggetti, devo eliminare appena è possibile. Io non so se ne ho 99.
Allora, Etere ne ho 93. Ok. Panacea va benissimo. Erba Ghisal. Devo vedere se ho praticamente 99 però di... ecco, gemma grezza. Devo sprecare un paio di gemme grezze perché un paio le otterremo durante il processo, quindi se no non le posso raccogliere e mi impediscono praticamente di raccogliere gli oggetti. Allora, abilità. Mantra magia. Che cosa fa mantra magia? Porta a 1 l'HP di un alleato o di un nemico. Vi dico già che comunque su Quina non funziona, perché io ci provavo praticamente a sparare mantra magia su Quina per poter fare poi successivamente il limit globe, solo che non funziona. Quindi purtroppo su Quina questa magia non funziona. Sugli altri sì, perché mi ricordo che sugli altri funzionava, e ha comunque un'alta percentuale di poter mancare il colpo. Quindi purtroppo c'è una grossa percentuale di poter mancare il colpo. Purtroppo. Via, va bene. Qui non c'è nulla perché qui c'è il golem. Qui solitamente c'è il golem che... ah, tra l'altro nel corridoio qua fuori, ovviamente noi abbiamo già preso vento bianco dai Garuda che erano presenti praticamente sopra la grotta di Ghizamaluk. Però se camminate nei corridoi esterni, ovvero dove appunto si vede la tempesta, è molto probabile incontrare questi, che sono gli Zu. Gli Zu, se ovviamente non l'avete fatto prima, uccideteli, perché, cioè uccideteli, mangiateli più che altro, perché uccidere gli Zu vi consente di ottenere, vi consente di ottenere la magia blu vento bianco. Quindi è buonissimo, ovviamente, mangiare gli Zu per apprendere la tecnica, ok? Così. Lo sapete, ve lo faccio vedere così lo sapete. Tra l'altro devo sbrigarmi anche ad apprendere sempre Reflex, perché poi devo darlo a Gidan. Eh sì, perché oggi ho intenzione di fare un paio di robe. Vediamo se ci arriviamo, spero di sì, anche perché qui purtroppo ci sarà Beatrix a cui dovremmo rubare delle robe. Anche se magari poi lo rifaccio per conto mio e... perché qua rubare a Beatrix sarà un'altra bella rottura di palle, perché appunto ha un paio di oggetti, ma vabbè. Ok, a questo punto si sale. Qui c'è... no, il forziere l'abbiamo preso. Qua, se notate, in alto ci sono dei forzieri. Quei forzieri li prenderemo dopo, ok? Quindi... non allarmatevi, sono forzieri che dobbiamo prendere dopo. Poi ne parliamo. Pieforchetta. Vabbè, il golem li sciottiamo, non c'è problema. Che è comunque più debole rispetto alla mitril forchetta che abbiamo già rubato, quindi GG per noi. Poi, tenda. Aspetta, ma io ho fatto... ok, sì, ok, ho consegnato i semi di cupo. Mi raccomando, i semi... io sicuramente ve l'avrò già fatto vedere nella scorsa live, però ogni volta che consegnate lettere e ricevete dei semi di cupo, dovete necessariamente consegnarli, perché altrimenti non potrete ottenerne degli altri e non potrete portare avanti la quest del Chocobo di Ghizamaluk, che vuole appunto i semi. Allora, Mogunet, qui consegniamo la lettera. Ciao Moana, la città è stata assalita da quei tipacci col cappello da Merlino. Ho cominciato ad odiare quei cappelli, Cupo. Fai attenzione, mi raccomando. Anzi, perché non vai in un posto più tranquillo, Cupo? Atra. A Burmese la situazione sembra davvero critica. Qui invece è tutto a posto, Cupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di Cupo, vedete? Questi semi
Questi semi, in teoria, se voi avete altri semi di cupo nello zaino, non potete ottenerli. Quindi, ogni volta che noi daremo i semi di cupo al nostro Moguri della grotta di Ghizamaluk, potremo ottenere degli altri semi di cupo. E quindi, di conseguenza, portarli poi successivamente alla grotta di Ghizamaluk e andare avanti con la sua quest. Purtroppo, per trama, non possiamo lasciare più Clayra, quindi è importante aver farmato, aver appreso le abilità, aver fatto tutto prima di entrare a Clayra. Quindi per il momento questi semi di Moguri resteranno con noi, ok? Quindi per il momento dobbiamo ricordarci che appena abbiamo la possibilità dobbiamo necessariamente ritornare a consegnare i Moguri. Non mi ricordo se tu avevi lettere. No, ok, tu non hai lettere, quindi possiamo continuare. E in questa zona di mappa si trova la seconda tecnica che dobbiamo apprendere con Quina. Dai bruchi giganti, dai bruconi. Quindi vediamo se siamo fortunati. No, ovviamente mi è apparso il golem. Però noi il golem lo possiamo gestire tranquillamente. Tra l'altro abbiamo Quina che è un mostro senza senso. Il golem effettivamente a livelli bassi può essere un problema, perché come potete notare fa counter di tutti gli attacchi fisici quando si attacca il cuore. Quando si attacca il cuore. Mentre invece se attacchiamo lui magicamente non countera, però risuscita. Quindi dobbiamo necessariamente attaccarlo e batterlo nel miglior modo possibile. Ciao ragazzi, io vi saluto nel frattempo, man mano che vi aggiungete vi saluto così. Non voglio perdere troppo tempo, quindi andrò spedito nel parlare, però sappiate che vi saluto perché oggi dobbiamo fare un sacco di roba, quindi dobbiamo andare un po' più velocini, anche perché c'è una Beatrix di mezzo a cui devo rubare anche le mutande, se ovviamente me le concedono, cioè se me le concede ovviamente, però vedremo un pochettino com'è. Un'altra volta, ma vabbè, vabbè, sono scappato, potevo restare, era una P gratis in realtà che mi servono. Era un API gratis che mi servono, però vabbè. RIP. No, ovviamente si scherza. Beatrix è un'amica mia. Ci conosciamo da quando aveva ancora tutti e due gli occhi. Quindi non vi preoccupate. Ecco, le Dragonfly. Madonna, mi stanno uscendo tutti. Mi stanno letteralmente uscendo tutti. Vivi completamente impazzito. Va bene. Grande Vivi che dalla... Che dalla retrovia fa 168 di danno. Oh, abbiamo preso una bella robetta. Ah, vero, devo utilizzare le gemme grezze. Minchia, me l'ero dimenticato. Devo utilizzare le gemme grezze. Dai, dove sono? Uffa, spuntate. Tanto lo so che siete qua. Facciamo attenzione a non dare la pietra lunare perché è un casino. Niente, vivi incazzato come un mostro. Brava Quina. Meno male che ci sei tu. Non dovrei apprendere altre tecniche con Vivi, perché tanto... Ecco, gemma grezza, Ale. Perché non credo che con Vivi io debba apprendere altro. Ti ho fatto apprendere già tutto praticamente. Ecco, possiamo mettere scarpe rosse che c'è anti-chaos. Anti-chaos. Ok, Freya sta imparando tutto.
Ok. Vabbè, continuiamo a cercare sti maledetti bruchi. No, perché sei salito, Gidan? Sì che si trovano anche qua in realtà. Anzi, forse mi conviene anche più di qua, perché c'è meno probabilità di spawn degli altri. Vediamo. Perché qua effettivamente qua dovrebbero avere una percentuale più alta di spawn. E infatti li abbiamo beccati subito. Allora, uno lo facciamo fuori. Poi con Quina facciamo invece mantra magia agli Ascaride. Vediamo se funziona la mantra magia. La mantra magia, anzi. Dato che qua la chiamano mantra magia. Oh, colpito. Perfetto. Quindi adesso il nostro avversario avrà un solo HP. Quindi lo possiamo mangiare. No, il vomito disturbante a Quina. Ce l'ho un'antidisturbina? Ah sì che ce l'abbiamo. Divora. Ok. No, tecnicamente Quina sarebbe una sessuato perché fa parte dei Q, ma tendenzialmente è identificata come donna. Ha preso risveglio. Eccoci qua. L'ho già spiegato più volte. Quera, Quan. Quera e Quan sono maschi, mentre invece Quina è donna. Ramo di fuoco, che noi già ce l'abbiamo. Niente, ok, e possiamo andare avanti. Ok, abbiamo appreso tutte le tecniche che per il momento dovevamo apprendere, quindi adesso possiamo semplicemente andare avanti. Quindi forziere di qua, galosce. Poi, questa è una panacea? Anzi no, combattiamo così facciamo esperienza. Dovrebbe essere una panacea quella in quel forziere, se non ricordo male. Olè. Così nel frattempo Freya impara sempre reflex, perché mi serve anche Gidan con sempre reflex, anche se equipaggia soltanto l'accessorio. No, ho sbagliato, porca troia. Torno un attimo indietro. Eh sì, forziere nascosto, giubba di Mithril. Allora, c'è qualcosina che devo prendere? Yes, autopozione. Poi tu hai scarpe rosse, anello reflex che sta quasi finendo. Ovviamente facciamo qualche check. Sempre comunque delle abilità, perché non si sa mai. È importante comunque apprendere sempre tutto. E apprenderlo subito. Qua c'è una guanti di Mithril, che però noi già ce li abbiamo, quindi possiamo andare avanti. Qui giriamo. Yes. Aspetta, mi sto perdendo di che state parlando. Apprenderlo, nel senso di... Sì, apprenderlo. Apprenderla. La tecnica, apprenderlo, l'equipaggiamento. Poi andiamo di qua. Lì non è colpa mia, eh. Se non mi sentite, non è colpa mia. Non è assolutamente colpa mia. Allora, questi forzieri li possiamo prendere anche dopo, non c'è problema. Quindi possiamo... Niente, vabbè. Volevo provare a fare anche il clean senza farmi colpire dai mulinelli, ma non ce l'ho fatta. Vediamo se ci riusciamo adesso. Yeah. Qua si deve cadere per forza.
Ok, questi li prendiamo dopo. Non è un problema. Qui si può incontrare lo zoo, perché vi ricordo che in tutte le zone aperte, quindi nelle zone dove praticamente si vede il tornado di sabbia, ci sono gli zoo. Quindi se non avete preso vento bianco, prendetelo qua, perché vento bianco è veramente veramente comoda come tecnica. Erba Ghisal, che fortunatamente non ho maxato, grazie a Dio. Quante gemme grezze abbiamo? 98, ok, mi sta bene. Potrei utilizzarne una giusto per, magari se capita, giusto per avere qualche slot in più, oppure le venderò poi al negozio, non è un problema. E qui siamo giunti finalmente alla cittadina di Kleyra, una delle cittadine più infami per quanto riguarda una run completista di Final Fantasy IX, perché qui c'è praticamente il 90% di possibilità di failare la quest delle lettere. E non sto scherzando, è proprio il 90%, perché non ci pensa nessuno a prendere la lettera che c'è qua. E soprattutto parlare con Steelskin, perché poi avremo la possibilità anche di parlare con Steelskin e quindi progredire con la quest di Steelskin. Voi siete Freya? Sì. Perché? Vi aspettavamo. Come fate a sapere il mio nome? Il re di Burmesia vi attende. Ci ha ordinato di guardarvi, di guidarvi fino alla sala reale. Allora il re è proprio qui. Portatemi da lui. Ai vostri ordini. Gidan, io vado a parlare con il re. Mi aspettate qui? Certo. Seguitemi, prego. Ecco qua. Oddio. Se volete vi faccio da guida della città. Lo facciamo solo per... lo facciamo solo per completezza. Non perché sia necessario. Seguitemi, prego. Io vado a cercare qualcosa da magna. Ecco, Queen è giustamente già... si allontana. Questa è la sorgente della nostra città. Più tardi vi spiegherò perché c'è tanta acqua in un luogo così alto. Ora proseguiamo la visita. Queste sono tutte zone che comunque poi si possono raggiungere anche a piedi, però diciamo che un piccolo tour ci sta. Questa piazza sarebbe il luogo più vivace della città, ma oggi non c'è molta gente perché non è giorno di mercato. Ora prendiamo questa strada. Tra l'altro, se notate questo giro che stiamo facendo, è un giro particolare, e poi vi spiegherò perché. Questo mulino ci permette di avere abbondanza d'acqua. La forza della tempesta lo fa girare e muovendosi attinge acqua dal terreno. E adesso passiamo al punto panoramico. Che poi punto panoramico con la sabbia praticamente che ti parte davanti, però vabbè. Ecco il punto panoramico di Kleyra, è il luogo dove riposiamo le nostre menti, dove ammiriamo e preghiamo la tempesta di sabbia, protettrice di Kleyra. Infine vi guiderò al Gran Santuario. Questo tour che abbiamo fatto e che praticamente ci ha portato da diverse parti della mappa è importante, perché sarà lo stesso percorso che dovremo fare dopo in un'altra occasione, ok? Qui vive il Gran Sacerdote, garante della pace della città. In questo momento il re di Burmesia e Freya sono qui. Allora, come prima cosa andiamo da questo lato e ci pigliamo i soldini, i sordi, ci pigliamo i sordi. Allora, poi qui ovviamente la guida è contenta, perché appunto abbiamo... non capita spesso di portare in giro dei turisti. Se avessimo rifiutato la guida, poverina, si sarebbe rattristita. Cioè, ci avrebbe risposto: oh, peccato, è un peccato perché non ci sono tanti turisti che vengono spesso, quindi ci tenevo a farvi da guida. Quindi mi sarebbe dispiaciuto in questo caso. Allora, qui poi c'è una piuma Phoenix. Yes. Gli oggetti me li ricordo bene o male. Cioè, io capisco la battuta, si interagisce, però dopo un po'. Manco qui se magna. In sta città non c'è sta niente da magna?
Che ci avete? Una fettina di Real Torta Alexandrina? Manco un pezzettino di panino con la mortazza della mitica Porta Sud? E qui giustamente, qua c'era la gemma grezza infame. Esatto, quindi fortuna che l'ho già presa. Qui non c'era nulla. Qui non devo assolutamente fare nulla per ora. Qui dovrebbe esserci la panacea. E adesso possiamo salire. Qui ci stanno dei funghi. Ecco qua. Ci stanno dei funghi. Ma sta specie non l'ho mai vista. Che saranno velenosi? Ok, secondo. Qua prima di fare tutte le robe di Kleira è necessario vedere questi filmati per un motivo preciso. Ah! Un mostro col cappello da Merlino! Non avvicinarti! Maledetto, vuoi proprio ucciderci tutti? Giustamente è stato scambiato per uno degli altri maghi neri, ovviamente. Ok, a questo punto bisogna tornare indietro e raggiungere nuovamente l'ingresso della città. Perché se andiamo più avanti non potremo fare questa roba. È un'infamata pazzesca, però si deve fare. Si deve fare esattamente così, vedete? Troveremo Quina, dopo aver visto i due filmati, che praticamente si ritroverà qui. C'ho le visioni per la fame. Il vortice qua davanti mi pareva un cono gelato. Eccola là. Che fai, Quina? Mi gira tutto! Non ti si può proprio lasciare da sola. Ecco, e si lancia anche Jinan. E guardate dove spuntiamo. Dove vi avevo detto poco fa che avremmo recuperato i forzieri. Se non facciamo esattamente quest'ordine, ovvero saliamo dove è andata Quina, guardiamo il filmato e torniamo indietro, questa roba non la possiamo fare, eh? Non si può fare. Quindi è molto importante farlo in un ordine preciso, perché altrimenti è un casino. Ciao, ciao Ferri. Ehi, c'è un forziere. La fortuna ci assiste. Ma se nei forzieri non c'è sta niente da magnà, poi puzzano pure de muffa. Vabbè, piccola parentesi però. Effettivamente, spolverino. Molto buono come equipaggiamento. E scarpe rosse. Quindi abbiamo praticamente un'altra copia delle scarpe rosse. Anche se in realtà scarpe rosse io non dovrei... Ah no, c'è anti-caos che posso apprendere. Allora sì. Tanto... dura pochissimo. Scarpe rosse, non è un problema. Lo spolverino già ce l'abbiamo, quindi non è un problema. Non è un problema. E let's go. Ovviamente possiamo scendere. E ora purtroppo dobbiamo praticamente rifarci tutta la strada e dobbiamo risalire. Perché questa piccola parentesi serviva solo ed unicamente per prendere questi forzieri, che altrimenti non si sarebbero potuti più prendere. Le tecniche di Quina le abbiamo già imparate, quindi non abbiamo altro da fare, praticamente. Vediamo se riusciamo a passare... No! Mannaia! Da sotto non si poteva andare, se non ricordo male. Qui dobbiamo cadere, però... No, devo stare. Ecco qua, perfetto. Cioè, in base a dove sta girando Jidan, voi dovete farlo saltare per raggiungere la direzione adiacente. Quindi molto semplice come giochino, però può essere un infame. Benissimo, siamo ritornati in città. Ora qua forse spuntava il Moguri adesso? No, spunta dopo allora. Ok, mi ricordavo. Si possono prendere dopo quei forzieri, non c'è bisogno di prenderli ora. Anche perché ora si perderebbe tempo a fare il giochino con la ruota, mentre invece dopo non ci saranno più i mulinelli e si potrà entrare direttamente a prendere i forzieri. Quindi non c'è problema da quel punto di vista. Allora, continuiamo adesso con l'esplorazione della città. Iniziamo a raccogliere tutti gli oggetti che ci sono sparsi per la città. Ovviamente nuova roba.
parla, perché avete distrutto Burmesia? Maledetto, brutto, cattivo. Calmi, si può sapere che succede? Questo è uno dell'esercito che ha distrutto Burmesia. Io? Che c'entro? Ovviamente Vivi non c'entra nulla. Ah, qua ci sono le due che si mettono a guardare e non c'è problema. Piuma Phoenix. Devo prendere qualcos'altro? Sì. Allora, nella locanda ci entriamo dopo. Esatto, qua ci sono i guanti Regin che ancora non avevamo preso. Qui non c'era altro, se non mi ricordo male. Ok. E possiamo andare su. No, non volevo parlare con te. No, forse era di qua, esatto. Erba Ghisal. Cacchio. Sono pieno di erba dell'eco. Forse ho esagerato. Eh sì, lo sappiamo che è esagerato. Purtroppo. Poi qui c'è altra roba. Qui c'era. No! Altra erba dell'eco. Va bene. Mopri, è arrivata una lettera. Querido Gidan, abbiamo deciso di mettere su un teatrino, però no trovamos los actores. Se voi Tantarus foste qui, vi chiederei di recitar, ma so che siete impegnatos con vuestros affares illecitos. Carmen, sempre molto, molto spagnoleggiante. Cercano degli attori, Cupò? Anch'io volevo fare l'attore da piccolo, ma poi ci ho rinunciato. Ok. Per il momento niente lettere. Questo Moguri è un pezzo di merda allucinante. Perché adesso che è presente qui non vi consegna la lettera, ma la consegnerà dopo. Quindi quando si rincontrerà Mopri, e ovviamente si rincontrerà in un'altra zona della mappa, è lì che vi consegnerà la lettera. E se non prendete la lettera lì, non potete prenderla più. Quindi è veramente infame sta roba. Allora, salviamo. Per evitare magari problemi. Cioè, io mi ricordo dove devo andare, però magari mi distraggo ovviamente stando in live e quindi posso recuperare poi tranquillamente per conto mio. Però è giusto che comunque ve lo dica, perché è giusto. Devo trovare un modo ora di vendere o di togliermi st'erba dell'eco da qualche parte. Male che vado, ora vado a fare due combattimenti al volo. Anzi, vado a fare un combattimento al volo. Vediamo se posso. Ok, andiamo. In modo tale da poterle raccogliere quelle due erbe dell'eco, che ovviamente mi servono. Perché gli oggetti, se li trovate e non li raccogliete, non vengono conteggiati come tesori trovati. Cioè, dovete anche raccoglierli. Va bene, fai un'erba dell'eco al caso, così. Ovviamente tutte le erbe dell'eco le ho prese perché con Marcus ho farmato a livelli allucinanti. E quindi mi sono riempito anche di oggetti inutili, come le gemme grezze, erba dell'eco, eccetera, eccetera. Ok.
Allora, andiamo a prendere la prima. Ok. E andiamo a prendere la seconda. Così abbiamo chiuso praticamente i tesori di Kleyra. In che senso quanto sballano? Nel senso se te le mangi? Ok. Direi che è meglio salvare adesso, che almeno ho fatto tutto. Così non c'è il problema che... Oddio, non ho preso le erbe, eccetera, eccetera. Che tra l'altro l'erba Ghisal... l'erba Ghisal la mangiano anche qua gli esseri umani. La mangiano anche. Tra l'altro, se vi ricordate, ad Alexandria ci sono i sottaceti di erba Ghisal, che sono appunto quelli che facevano un odore infernale, e che sia Steiner e la guardia, quella della Porta Sud, andavano ghiotti e quindi ne mangiavano a quantità. Allora, una volta preso tutto, possiamo andare qui su. Ma Burmese era... ok, quindi gli altri si sono andati. Praticamente... qual è la lore, qual è la storia in questo caso? Che la gente di Burmesia e la gente di Kleyra praticamente provengono dallo stesso ceppo. Solo che Burmesia, come ci ha spiegato il sacerdote, erano tutti soldati, draghieri, erano diciamo più portati verso la guerra. Mentre invece tutti quelli che si sono spostati a Kleyra sono praticamente quelli che erano più dediti alla filosofia, alla letteratura, all'arte, ballo, canto, eccetera, eccetera. E infatti uno di questi segnali del fatto che comunque Kleyra era una città un po' più acculturata, mettiamola così, sta anche nella realizzazione del rituale che serve per rinvigorire la sabbia, che sarà quello che vedremo tra poco, che è per l'appunto una danza. Ho un messaggio per voi da parte di Freya. Ha detto di dirvi di aspettarvi alla locanda. Comunque non abbiate fretta, ci metterò un po' a raggiungervi. Esatto, quindi noi quando avremo praticamente finito di raccogliere gli oggetti, quando avremo finito di fare tutto quello che dobbiamo fare. Sciarpa gialla, questo è un altro tesoro che dobbiamo prendere. E tra l'altro non mi ricordo cosa insegnava sciarpa gialla. Aveva volaticida, questa poi la dobbiamo mettere a Gidan, però per il momento... ok, diamo a Quina per Gilap. Tanto a Gidan poi devo dare necessariamente sempre Reflex. Bene, e adesso possiamo scendere. Adesso abbiamo davvero finito. Quindi andiamo di qua. Vamos alla Flamenco, come la host quella di Carmen. E del minigioco. Ecco qua. Aiuto! Che cos'è questo baccano? No, vabbè, l'erba fumata non penso proprio. Un bambino è stato catturato da Antoleon. Antoleon è sempre così tranquillo, che gli prende? Dobbiamo trovare il modo di calmarlo. Questo non ci voleva. Vado a riferirlo al gran sacerdote. Dove andate? Non c'è tempo. Cioè, guardate con che calma se la sta prendendo. Perché la gente di Kleyra se la prende sempre con comodo? Senti tu, se hai un po' di fegato, vieni con me. Ecco, questo è appunto il preannunciare un qualcosa di sfizioso, no? Giustamente un bambino è stato catturato, uno chi va a pensare? Uno pensa a Vivi. Dice Vivi è stato catturato e quindi è un casino. E invece no. E questo qui sarebbe Antoleon? Aiuto! Fa qualcosa, Gidan! Stai calmo, ti salverò io. Proprio lui subito, sangue freddo. Il bambino sta bene? Sì, non ha niente. Tacete e venite subito a salvarmi. Ma la sua voce è... eccola. È il principe Puck. Ehi, ma tu sei Freya. Ecco, incazzato come un mostro. Perché è un mostro, effettivamente. Aia. Maledetto. Arrivo.
Ok, boss fight in realtà molto molto semplice questa, dato che praticamente il nostro amichetto è debole al ghiaccio e si può utilizzare il metodo della tenda anche su di lui. Quindi siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Fare una tenda è importante in questo caso perché gli impediamo di fare questi attacchi. Anzi, non mi ha fatto la tempesta di sabbia, stranamente. Facciamo un difesa totale giusto perché ci piace. Vediamo se lo becchiamo. Ok, perfetto. Ti ha mosso un serpente velenoso. Easy. E adesso, ragazzi, si ruba. Possedeva 3 oggetti, se non mi ricordo male. Lui è uno di quei boss che già possiede 3 oggetti. Ovviamente mutismo e blind gli impediscono di fare tutte le tecniche più pericolose. Aiutato del disturbo non è un problema. Però mi entra in trance Freya, vabbè. Peccato. Ok, non si è disturbata. Antidisturbina, che è il drop quello comune. Io sto assimilando con Vivi perché così forse lo posso shottare. Questo è l'unico attacco che praticamente può fare. Ecco, disturbina è entrata. Giubba di Mithril. Ok. Manca adesso solo l'ultimo. Che cos'era? L'elmo dorato, se non sbaglio? Cos'è che aveva? Non me lo ricordo. Ovviamente. E niente, aspettiamo. Non hai rubato niente. Ok. Qua direi che possiamo velocizzare. Tormenta di sabbia. Attenzione. Non mi ricordavo potesse farla anche da mutato la tempesta di sabbia. Ero convinto non potesse farla. Vento bianco. Assimila. E tra l'altro mi ha messo blind praticamente a tutti. Taratatam. Non hai rubato niente. Non hai rubato niente. Madonna, ogni volta per rubare è un casino. Dai, su. Fammi il favore, ruba per favore. E tra l'altro sarebbe un peccato perché mi entrano tutti in trance dopo. Ovviamente l'ultimo equip è sempre quello più difficile da prendere. Lui non può fare altre tecniche.
Dai, Gidan, su. Sì, collaborativo, per favore. Madonna, io mi immagino Beatrix. Eccala, Vivi che va in trance. Avrei preferito magari che ci entrasse dopo. Perché mi sarebbe servito di più dopo, però vabbè, rip. Non ci possiamo fare niente purtroppo. Ah, ecco, è il motorato, ok, mi ricordavo. Eh sì, il terzo equip purtroppo è quello con la percentuale più bassa, quindi... Ecco, anche Gidan che è entrato in trance. E tra poco ci va anche Quino. Peccato sprecare una trance rubando, però. Vabbè, rip. Peccato più che altro per Vivi. Vivi sarebbe stato figo averlo dopo. Sarebbe stato figo averlo dopo in trance per una cosa. Eccola. Via! Tutto il party full trance. Via. Ale. Vai così. Non hai rubato niente. Sì, mi ha rotto un po' le palle questa tormenta di sabbia in realtà, eh. No, l'ha disturbato però. Qui ne ha finito pure. Eccola. Non hai rubato niente. Oh. Niente, è veramente allucinante. Quando dice di no, è no. E poi il boss di per sé non è neanche forte, quindi... Dai che ce la facciamo. Prima o poi ce la facciamo. Io l'ho detto che oggi dovevo fare tante cose, proprio, infatti sono andato più veloce proprio per questo motivo.
perché ci sono tante robe che devo fare. Di sto passo mi sa che noi... Eccola. E siamo fortunati tra l'altro perché Quina cura con vento bianco, perché altrimenti... Dai, su. È vero che comunque la tempesta di sabbia non può ucciderti in teoria, perché è semplicemente un'antima. Però avere gli HP gialli non è mai una cosa positiva. Niente, proprio Gidan oggi è in giornata, no. È in giornata, no. Esatto, io sto pensando esattamente a quello, perché senza la per 2 è quello che tecnicamente è il gioco originale. Quindi cioè è veramente un dramma, letteralmente un dramma. Che allucinante però. Non credevo di avere così tanta sfiga. È veramente allucinante. Cioè dovrei riuscirci prima o poi anche a causa dei numeri. Ho i numeri contro. Cioè veramente allucinante. Cioè ci siamo arrivati a 200 ruba. Ma madonna mia! Cioè veramente è pazzesca sta cosa. Oh! Ok. Ok. Finalmente! 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 Madonna mia!
un dramma. Madonna mia. L'elmo dorato, finalmente. Ok, ora non possiede più nulla. E ora gli facciamo due bei Blizzara con la simila di Vivi. E guardate un po'. Vai Vivi. Shottato? Sì, shottato. Alleluia. Madonna, mi immagino Beatrix ora. Vabbè, Beatrix casomai la skippo, la faccio per conto mio, perché è veramente allucinante. Come state, principe? Ma dove eri finita? Ho sentito dire che anche voi avevate lasciato Burmesia senza dare vostre notizie. Sì, e allora? Venite con me al Gran Santuario. Vostro padre è lì. Papino. No, non mi va di vederlo. Salutamelo tu. Ciao, principe. A presto, Vivi. Ammazza che ragazzino maleducato. Guarda Vivi invece quant'è caruccio. Pucca è stato il mio primo amichetto. Vado a giocare con lui. Eh sì, perché si sono incontrati ad Alexandria. Cosa? Pucca era qui? Sì, sta bene, ma sapete quanto è vivace. È tanto che non lo vedo. Ho saputo che il principe era sparito un mese dopo di me, 5 anni fa. Tu e Puck tornate da me in un momento così difficile. Vi ringrazio. Che bello il re di Burmesia con il dettaglio dei baffi, che su PlayStation non si sono mai visti così bene. Fra poco avrà luogo l'antica cerimonia che rinvigorisce la tempesta. Se avrà successo, i nemici saranno costretti a ritirarsi. Per una buona riuscita abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, Freya. Vi riferite alla danza tramandata da quando Clara e Burmesia erano unite? Contate pure su di me. Esatto. Gidan, Burmesia è stata distrutta senza che potessi far niente. Non permetterò a Bran di continuare con i suoi soprusi. Che determinazione. La prima volta che ti ho vista non mi sei sembrata così decisa. Non ho potuto esaudire il desiderio di Flatrey di mantenere la pace a Burmesia. Ciò che posso sperare ora è almeno di riuscire a proteggere la bella Clara. Sono sicuro che ce la farai. Devi farlo per te stessa. Per me stessa? Sì. Ok. E qui si comincia. La parte di Clara per me rimane probabilmente una tra le più belle come impatto emotivo, eh. Anche io avrei tanto voluto vedere Flatrey approfondito come personaggio. Hanno detto veramente pochissimo su di lui. Ed è un peccato perché aveva una bella storia dietro, secondo me. Potevano fare una bella storia dietro. Boh, non lo sappiamo. Potrebbe tranquillamente apparire su Opera Omnia, però mi sarebbe piaciuto un approfondimento nel gioco stesso. Bisogna vedere come faranno il remake del 9, eh? Sarebbe una bellissima idea quella di aggiungere roba in più. Sarebbe bellissima come cosa. Olè. Oh no, si sono spezzate le corde. Una disgrazia si abbatterà su di noi. Ecco, perfetto. Beh, diciamo che Bea giocabile in realtà c'è. No, dell'8 non faranno nulla. Hanno fatto la remaster dell'8. Non c'è nulla in cantiere dell'8. L'unico leak che sembra essere veritiero è quello del 9. Ma dell'8 non c'è niente. Hanno fatto una remaster e arrivederci e grazie. I remake, cioè l'8 dovrebbero veramente fare un remake. Ma proprio prenderlo tutto e rifarlo da capo proprio completamente proprio. Ehi, la tempesta è sparita.
Com'è possibile? La danza non doveva rinvigorirla? Non capisco. È la prima volta che succede da quando ci siamo trasferiti qui. Abbiamo applicato la pietra all'arpa tanto tempo fa. Anzi, tempo fa, senza tanto. E col suo potere magico controllavamo la tempesta. Forse qualcuno cerca di annullarne l'effetto. Lo temo anch'io. Speriamo almeno che i nemici non risalgano il tronco. No, figurati. Cioè, senza la tempesta di sabbia, figurati se non risalgono il tronco. Per tutti i cavalieri, guarda un po' dove siamo intrappolati. Non gliela perdono a quei due buffoni. Io poi che non c'entro niente. Ti ho chiesto forse di venire, brutto delinquente. Capisco che sei arrabbiata, la regina ti ha tradita, però c'è sicuramente un equivoco. Sua maestà non tradirebbe mai il suo cavaliere più fidato. Ancora giustifichi quella brutta cicciona? Mi dissocio, ovviamente. Sto riportando quello che c'è scritto nel gioco. Io non faccio body shaming di nessun genere. Capisci che la principessa è in serio pericolen o nine? Principessa, vi salverò io. Eccola qua. Chissà se la mamma mi darà ascolto. Perché ha attaccato Burmesia? Perché voleva imprigionarmi? Devo parlarle con calma. Eccola là. Con la tutina che le comprime anche. Vabbè. Da quando ha cominciato ad essere così strana? Dal mio compleanno dell'anno scorso? Quel giorno venne un uomo alto che non avevo mai visto prima. Chissà se c'entra qualcosa. Più ci penso, più mi convinco che la mamma è cambiata da quel giorno. Anche il dottor Totto lasciò Alexandria in quel periodo. Perché è cambiato tutto proprio da allora? Tanto Zon e Son sono alti tanto quanto Garnet praticamente, solo che sono sproporzionati a livelli assurdi. Ti vuole la mammina? Vieni con noi, piccolina. Voi due. Avete dimenticato che a dare gli ordini sono io? Zitta. Non voglio sentire storie. Dunque, in questo caso... Tacete, maledetti bastardi! Che dice la principessa? Non ho capito l'ultima parola. Basta, andiamo dalla regina, andiamo dalla mammina. Dai, entra. Sapete che c'è una risposta per questa frase? Ovvero, nella botte piccola c'è il vino buono. Solitamente si può rispondere sì, ma non nel tappo. Non essere timida. Non nel tappo. Madre. Oh, Garnet, dove sei andata, piccola mia? La mamma era preoccupata e non riusciva a dormire la notte. Avvicinati, fatti vedere in viso. Madre, volevo chiedervi una cosa. Dimmi, bambina mia, è vero che siete stata voi a distruggere Burmesia? Beh, era questo che volevi chiedermi? Non è andata come credi, tesoro. I topi di Burmesia stavano complottando contro Alexandria. Non potevo permettere che il mio regno perisse per la cattiveria di 4 ratti. Così sono stata costretta, a malavoglia, a combattere. È la verità, madre? Certo, cara. Non credi alla mamma? No. Non vi credo. Oh, perché no? Non credi alla tua mammina? No. Posso intromettermi anch'io nella recita? Quale recita? Davvero una bella sceneggiata. Poi arriva il principe azzurro che si porta via la bella principessa. Ma la triste principessa cadde all'improvviso in un sonno eterno. Io vi ho già... È il destino a farci incontrare, Garnet. Vieni, passerotto. Vieni, lasciati portare nel mio meraviglioso mondo onirico. Uoppelala. Ha offerto un drink. Via. Guardati come sei bella. Bella anche addormentata. Così impara questa mocciosa. Zon, Son,
Preparatevi a togliere a Garnet tutti gli spiriti dell'invocazione. Perfetto. Ah. La principessa 16 anni ha. E gli spiriti dell'invocazione ci darà. Spiriti immortali, spiriti onnipotenti. Il letargo di 16 anni è finito. Vabbè. Vi regaliamo la libertà. Eccola. Odino, vieni fuori, è giunta la tua ora. Della notte il protettore, delle tenebre il cavaliere. Sembra un rituale di sangue. Tipo allucinante. Tipo una roba incredibile. Ah, eri qui. Ti cercavo. Secondo te perché la tempesta è sparita così all'improvviso? Non so, ma per me era più strano che ci fosse una tempesta così violenta. Come avrà fatto a sparire? C'è stata per 1000 anni. Non sarà mica opera di Bran? E il tipo che era con Bran? Chissà da dove viene. Sarà un abitante di Burmesia? Lasciamo stare. Piuttosto, io riscendo il tronco per cercare di scoprire cosa è successo. Volevo dirti la stessa cosa. Ci capiamo al volo noi due. Vado a chiamare Vivi e Quina. Ti aspetto all'entrata della città. Ecco, e qui adesso possiamo interagire praticamente con Freya. Quindi, andiamo a vedere se ci sono delle robe che devo equipaggiare. Ecco qua. L'elmo dorato che abbiamo appena preso, insegna anti-caos. E poi i guanti di Regin, Regin OP, con l'LD, mi insegna altra roba. Qui, vabbè, qui posso mettere una Metal Bard. Ok, qui abbiamo sempre Reflex quasi completo. Perfetto. Ok. Allora, prima di andare però sotto, ovvero, cioè, andare verso il tronco, dobbiamo fare una cosa. Ovvero, andare da questo lato, entrare nella sala del trono, che adesso è accessibile, perché prima non era accessibile. Se non avete preso gli oggetti qua, prendeteli, ovviamente. Perché qui ci sono degli oggetti da prendere. Ce n'è uno qua, che è un'altra piuma Phoenix. Poi un altro qua, sì, eccolo, che è un altro etere. E poi parlare con il re. Ah no, era lui. Ecco, questa antica pietra preziosa protegge Clara da generazioni. Tieni, fanne buon uso. Smeraldo, che è una pietra preziosa, che può essere equipaggiata qua per insegnare MP, 10% up e soffio vitale. E tra l'altro possiede una magia attiva che purtroppo non possiamo ancora utilizzare, che è la magia di Haste. Cioè, rendiamoci conto di che cosa stiamo iniziando a vedere tra le passive, tra le attive, tutto quello che c'è. Ah, e qua c'era un'altra roba. No, gemma grezza! Cacchio, ora qua come faccio? È un problema questo. Non c'era nessuno che qua... Non mi ricordo se potevo venderle da qualche parte. Vediamo. Però credo di no. Mi ricordo di no. Perché qua... Forse dopo però... Tu facevi qualcosa? Ah, ok, perfetto. Ok. Non si possono scartare. Sono inselezionabili dal menu. Ok, tanto non mi servono. Allora, tu avevi qualcosa che potevamo comprare? Sì. La Partisan. La multiracchetta noi già ce l'avevamo, però vabbè, io compro tutto, tanto i soldi non sono un problema. Fascia di Mithril. Guanti Regin, che adesso si possono acquistare, anche se io ovviamente già ce li ho, però ne prendo un altro paio per Steiner. Cappello Jolly, bandana, cappello magico. Elmo di Mithril, che ancora non l'abbiamo preso. Barda di Mithril. In realtà ne potevo prendere anche due, però vabbè. Sti cazzi, alla fine non è un problema.
Ok, perfetto. Non si possono selezionare purtroppo dal menu le gemme, perché sono grigie dall'inventario. Quindi bisogna o necessariamente venderle o utilizzarle in battaglia. Quindi la scelta più giusta è quella di venderle, ovviamente. Ok. Adesso possiamo scendere. E adesso, ragazzi, qui praticamente c'è una delle infamate più pazzesche del gioco. Proprio infamata, infamata. Proprio questa è proprio... questa è proprio infamata, proprio 100 su 100. Dove praticamente il 90% delle persone che giocano, anzi, il 100% delle persone che giocano per la prima volta falliscono. Poi dopo si apprende l'errore. Era ora, Freya, vengono tutti con noi. Andiamo. Non ho visto Puck. Forse sta giocando sul tronco? Le sabbie di questa città era dolcissima. Sono proprio contenta di essere venuta. Cioè, Quina si è mangiata la sabbia. Salverò Clara. Sarà il mio modo per ripagare la vostra cara amicizia. Ok. A questo punto scendiamo. E qui finalmente possiamo prendere i forzieri che non abbiamo preso prima. Se vi ricordate, c'erano appunto quei forzieri che non potevamo prendere. Ma adesso, con la tempesta di sabbia che si è fermata, vedete, i mulinelli sono fermi e quindi noi possiamo recuperare i soldati di Alexandria femmina col culo di fuori. Bene. Ma poi come fanno a stare con quelle tutine imperizzomate proprio pazzesche? Vabbè, non ci porremo noi il problema. Non è un nostro problema. Ma porco cosa, è vero. Cioè, hanno il culo di fuori le soldatesse di Alexandria. Non è colpa mia. Ok, mega pozione. Quindi riscendiamo. Oh, altre soldatesse. Freya la tengo dietro semplicemente perché con lei utilizzerò le abilità di salto. Per il momento non ne ho bisogno, ma con lei farò salto, quindi non c'è bisogno di metterla avanti. E poi farò le tecniche dragoon, quindi posso tranquillamente tenerla dietro. Anche se in realtà l'ho tenuta dietro perché, dovendo mangiare con Quina, quindi dovendo apprendere le tecniche con Quina, facevo fare meno danni a Freya, così da indebolire subito i mostri e poterli mangiare. Adesso che ho un mantra magia, in realtà non mi servirebbe neanche più di tanto. Però è indifferente, anche perché poi Freya non sarà una di quelle che utilizzerò nel party, quindi il mio party finale già si sa qual è. Ops, ho sbagliato. Vabbè. Rip. Bio o bio o P. Qui no P. Ok, abbiamo preso sempre Reflex. Ah, questo è un quartetto che potrei utilizzare. Però avendo Quina nel party, Eiko potrebbe anche risultare superflua. E quindi al posto di Eiko posso mettere Amaranth. Amaranth è fortissimo in questo gioco a livelli alti. È veramente, veramente forte. Allora, qua siccome io per ora mi serve di più, esatto, sempre Reflex. Per il momento teniamo sempre Reflex. Poi dopo impariamo le altre robe. Però sì, paradossalmente un team finale potrebbe tranquillamente essere Eiko, Quina, Jidan e Vivi. Aspetta un attimo, Jidan. I soldati di Alexandria Donna con cui abbiamo lottato prima non sono troppo pochi per poter occupare Clara. Hai ragione, ho avuto la stessa impressione. Esatto! Aia! Freya, la città è in pericolo, devi tornare subito indietro. Lo sapevo, i miei dubbi erano fondati. Arrivo!
E voi che fate? Muovetevi. Ecco ragazzi, qui adesso c'è l'infamata più grossa del gioco. Ma veramente l'infamata più grossa del gioco. Eccola lì. Bene, ora è tutto pronto. Siete giunti fin qui, dannati. Boom. Sottato, malissimo. Cioè, voi vi immaginate una scena del genere in un ipotetico remake, no? Dove praticamente arrivano sti maghi neri e shottano letteralmente le persone. Cioè, proprio le uccidono. Vedete il Muguri? Vi prego, dovete aiutarci, la città è piena di mostri. Ce ne sono tanti? Vengono giù come pioggia dal cielo. Cioè, voi vi immaginate praticamente sti maghi neri che scendono e shottano la gente praticamente. Cioè, nel remake potrebbe essere allucinante una scena del genere. Vabbè, questi li possiamo shottare perché tanto sono dei maghi neri insulsi, letteralmente. 2 MP mi ha aspirato. Eccala, via. L'avete notato il Muguri? Che è sceso? Esatto. Dobbiamo necessariamente andare dal Muguri. Perché? 1. C'è Steelskin. 2. Ci chiede di consegnare la lettera. Madonna che infamata sta roba. Mopri è lo stesso Muguri che c'era nell'hotel. Solo che nell'hotel non te la consegna la lettera. E non te la consegna neanche dopo. La consegna solo ed unicamente in questa fase del gioco. Quindi se voi non prendete la lettera qua, la quest delle lettere è finita, è morta. È morta. Consegneresti una lettera a Selino? Sì. E tra l'altro c'è un'altra fregatura. Perché questa di Mupri è una fregatura a metà. Quella che c'è, perché si vede comunque il Muguri con la coda dell'occhio. Cioè, con la coda dell'occhio si vede il Muguri che passa. E quindi si vede il Muguri. Ma tendenzialmente, col fatto che uno è preso dalla storia ed è preso dalla trama, non ci pensa ad andare qua. Pensa direttamente ad andare sopra, dal sacerdote, perché giustamente la trama ti dice di andare lì. Quindi tu non ci pensi ad andare in queste zone. E quindi il Muguri lo salti. Il 90% dei casi lo salti, perché sei preso dal fatto di andare subito dal gran sacerdote, proprio per la quest, per la trama. Grazie. Ok. A questo punto possiamo salvare. Anzi, in realtà... vabbè, sì, salviamo qua. Però tecnicamente questa lettera potrebbe non essere presa. E ce n'è un'altra lettera che non viene presa, che vi faccio vedere, che è un'infamata pazzesca. Veramente peggio di questa. Questa è un'infamata perché è un'infamata, ma quella dopo è anche peggio. Ti vendo 3 oggetti. Sì. Mega pozione, etera, piume Fenix. Grazie, con questi posso viaggiare ancora per un po'. Perfetto. E adesso Steelskin, abbiamo mandato avanti anche la quest di Steelskin, quindi possiamo andare via. Ecco, qui adesso c'è un'altra piccola mini quest che si può fallire, tra l'altro, e che noi non dobbiamo fallire. Ah! Gente di Clara, recitate le vostre ultime preghiere. Ragazze, di qua, presto! Fatevi sotto! No, no, qua li vogliamo shottare. Qui noi siamo... qui siamo infami noi. Vai, Vivi, con la medusa gigante. Poffete. Ah, pensavo facesse un po' di più. Vabbè. C'è ancora qualcuno che vuole lottare? Minchia, Gitan, potevi starti zitto. Kill. Ovviamente qui non dobbiamo rubare niente perché sono tutti combattimenti, diciamo, easy. Non dobbiamo né rubare né niente. Esatto, dobbiamo salvare i superstiti.
Ed è qui che praticamente vi riporto alla guida che abbiamo fatto. Perché è importante la guida? Perché è importante la guida turistica che abbiamo fatto poco fa? Perché la guida turistica che abbiamo fatto poco fa ci rivela la soluzione di questo enigma. Noi praticamente dobbiamo fare la stessa strada che abbiamo fatto con la guida che ci ha fatto vedere le varie zone di Gleira. Maledizione, il ritmo si fa sempre più serrato. Chissà che succede in città. Non è che può succedere qualcosa di meglio. I nemici salgono. E di là che succede? La gente di Burmese resiste, ma i mostri più muoiono e più ne arrivano. Non ne potevamo più, perciò siamo scappate. Maledizione alle guardie d'Alexandria, donna. Cosa facciamo? Ecco, ovviamente qui la scelta, andare in su, è una cazzata. Perché ovviamente uno da ragazzino magari non ci pensa e dice vabbè, mettiamo una cosa a caso. Però se effettivamente loro stanno arrivando da là sopra, è inutile tornare là sopra. Quindi a destra. Scappiamo a destra. E qui siamo insieme agli altri. Ora, vedete dove sono scappati, dove sono scappate le sacerdotesse? Ecco, dobbiamo seguire le sacerdotesse. Hai visto mio marito? Veramente no. Dov'è papà? Eccoli là. Ecco, scappiamo a sinistra. Ovviamente andare in su è una cazzata, perché loro stavano venendo da là sopra. Non vi permetterò di andare oltre con i vostri soprusi. Diciamo che c'è un po' di logica, ovviamente, nelle scelte che bisogna fare. Solo che effettivamente io mi ricordo che da ragazzino praticamente li ho uccisi tutti. Letteralmente li ho fatti morire tutti, perché tentavo di mandarli sopra al Gran Santuario, però era una cazzata. Perché mandarli al Gran Santuario non era la scelta più corretta. Essendo comunque che loro venivano praticamente da là. Quindi, cioè, io ovviamente non dovevo mandarli di là. Però sta cosa ci pensi poi dopo. Se ce la prendiamo con calma, ci faranno fuori. Ecco qua. Vedete? Le sacerdotesse vanno a destra. Quindi noi dobbiamo seguire le sacerdotesse. Presto, signore, dove scappiamo? Per il ponte a destra. Se le avessimo mandate su o a sinistra, sarebbero morti. Ancora non vi basta? Ma lo spero, spero che il remake del 9 facciano un qualcosa di figo. Se lo meriterebbe comunque, anche se per me sinceramente meriterebbe più un remake l'8 che il 9. Proprio per una questione di trama. La trama del 9 è comunque solida. È classica, ma è comunque una bella trama solida. L'8 invece come trama per me sinceramente avrei preferito più un remake dell'8. Non si può andare avanti a questo ritmo. Se devo essere, almeno a livello di storia ovviamente. Saremo al sicuro qua? I mostri qui non vengono, vero? No, non verranno. Ovviamente dei bambini. Evviva! Sicuro che non torneranno? Ma come? Ancora qui? Questo posto è incantevole. È davvero bello, anche se è sparita la tempesta che purificava le nostre anime. È vero, è meraviglioso. Il panorama è fantastico e gli abitanti gentili. Perciò farò di tutto per proteggere questa città. Tutti al Gran Santuario, l'unione sarà la nostra forza. L'otto ha di base una bella storia, ma è stata gestita malissimo. È veramente una storia fatta male. Cioè, può essere carina l'idea, ma la realizzazione... Tutti qui sopravvissuti? Dov'è il Gran Sacerdote? E il re di Burmesia? Papà non c'è? Rifugiamoci nel Gran Santuario. Grazie per avercelo fatto vedere, perché... Su, entriamo. Sono tornati. Ah, anche lì? Rappola. Ci hanno circondati. Ecco qua. E mo? Kill. Accidenti, da solo non ce la farò mai. Infami. Adesso è troppo. Il supereroe. Eccola là. Non usurperete questa terra finché questa lancia rimarrà intatta.
Uomo comparso all'improvviso. Morirete senza accorgervene. Proprio one shottati, tra l'altro. Proprio one shottati malissimo. Presto, scappate dentro. Non so chi sei, ma sono in debito con te. Entrata pirotecnica. Flatrey, sognavo questo momento. Quando sei andato via da Burmesia, ho cominciato a cercarti dappertutto. Cioè, tipo, per esempio, questa scena, io me la immagino con una cutscenes in un ipotetico remake, no? Dove ci sono Flatrey e Freya che si guardano, e praticamente Flatrey che non si ricorda di lei e che se ne va. E Freya che scoppia a piangere. Cioè, una cosa del genere sarebbe poesia. Ho attraversato fiumi in piena e valichi montani. Dov'eri? Oh, Flatrey. Mi dissero che lottavi contro belve feroci e potenti nemici. Volevo raggiungerti, perciò attraversai acque inquiete e impervie foreste, ma senza successo. Infine ho sentito dire... No, meglio dimenticare. Freya. È come se fosse la prima volta che ti incontro. Ma cosa dici? Scusa, ma non riesco proprio a ricordarmi di te. Stai scherzando? Com'è possibile che non ti ricordi di me? Sono Freya di Burmesia. Mi dispiace. Oh no. Ehi, tu, aspetta. Cos'è che non ricordi? Freya è la tua fidanzata. Sforzati di ricordare. Di qualcosa almeno. Lascia stare, Gita. È tutto inutile. Lasciar stare? L'uomo che cercavi da anni adesso è davanti a te. Flatrey. Almeno ti ricordi di me. Sono il tuo re. Madonna, io in questa... quando è partita sta scena mi è venuto da ridere, perché ho detto, se si ricorda del re e non si ricorda di Freya, è finita. Freya s'ammazza. E io, dopo che l'ho livellata per tutto sto tempo, s'ammazza davanti a tutti e mi incazzo anche. Non ricordo nulla. Stai forse dicendo che hai perso la memoria? Perché allora sei venuto qui a Kleyra? Non è perché la gente di Kleyra, nostro stesso sangue, in difficoltà? Io... ve lo spiego io perché è qui. Principe Puck, Puck! Ho incontrato Flatrey mentre viaggiavo da solo per il mondo, e non si ricordava di me. Non ricordava neppure il suo nome. Ma appena gli ho detto che Burmesia era stata attaccata e che Kleyra era in pericolo, ho risvegliato il suo assopito spirito di draghiere e sono riuscito a portarlo qui. Draghiere... sì... un tempo ero draghiere, ma non ricordo di più. Flatrey, scusatemi, devo andare. Freya, non lo rincorri? No, mi basta sapere che è ancora vivo. Mi dispiace, Freya. Non era ancora il momento di farvi incontrare, lo so, ma con Kleyra così mal ridotta, non preoccupatevi per me. Beh, allora io vado a cercare Flatrey. Ciao! Sboom! Aspetta, Puck, è da tanto che non parliamo. Vivi, poverino, viene sballonzolato a destra e sinistra come una bambola gonfiabile. Eh? Puck! Ma che fate tutti imbambolati? Che bellina sta scena! Cioè, io mi immagino Vivi tutto piccolino, puccioso, che gli fa a Freya. Freya, che fai? Dai, non piangere! Il mio fidanzato... l'uomo che ho sognato per tante notti è qui, ma mi ha dimenticato. Su, Gidan, il nemico non si è ancora arreso. Riprendiamo la situazione in pugno. Freya. Ah! Ecco dove ci impantaniamo. Per 6 ore a rubar gli oggetti. Eccoci qua. Bene, perfetto. Salvatemi! Miserabile topo di fogna. Non hai nessun diritto di tenere qui il gioiello ancestrale. Poffede. La pietra. Grazie per la pietra e arrivederci. Sì. L'ha infilata tra le tette. Sì. Sì, avete visto benissimo. Sì. Ecco.
Qua invece ci sono... No, non sono porco, è così. La scena è quella. Ha messo la pietra tra le tette. Fine. Allo scompartimento segreto e via. Si viaggia verso nuovi mondi, quindi è inutile. Allora, qui come potete vedere ci sono tutti i sopravvissuti che abbiamo salvato poco fa. Se non li avessimo salvati, questa zona era tutta vuota. Questa zona sarebbe stata tutta vuota, eh? Quindi il fatto che ci siano tutti ovviamente ci dà un premio. Prendete. Spero che vi possa essere utile. Tieni questo. Oh no, cacchio, non posso possedere altre carte. Vabbè, però le carte le possiamo eliminare. Ok. Carta ninfa. Proteggete i miei bambini con questo. Minchia, Elisir. Tieni questo, carta azzù. Speriamo almeno che sia utile. Speriamo almeno che sia utile. Vabbè, qualche oggettino, niente di niente di eccezionale. Niente di eccezionale. A questo punto, vedete Mogunet qui. Vedete il Mogu, guardate che fa. Oh oh oh. Perché appunto abbiamo preso la lettera. Questo è un bellissimo trivia. Ok, salviamo, perché qua devo salvare. Perché non so se voglio fare tutti i tentativi per rubare gli oggetti a Beatrix. Magari li ruberò poi io per conto mio. Qua possiamo sovrascrivere perché abbiamo fatto tutto giusto. Quindi va bene. Quindi magari faremo un paio di tentativi. Se ci riusciamo, bene. Se non ci riusciamo, niente di problematico. Anche perché in questo caso Beatrix possiede una Icebrand, che è una spada che si può equipaggiare successivamente per Steiner. Però è una spada che si può ottenere praticamente subito dopo. Così come la Mithril Sword, che era una spada che si otteneva praticamente dopo. Qua si può fare la stessa cosa. Si ottiene una spada che si sarebbe ottenuto praticamente la scena dopo. Però ci proviamo. Ci proviamo. Quindi ci proviamo. Vediamo che succede. Dove scappi? Io scappare? Ripeti se hai il coraggio. Hai già scordato la sconfitta che tu inflitto a Burmesia? Che dici? Mi stavi facendo pentire di non averti dato il colpo di grazia quella volta. Brutta antipatica. Se ci avessi una torta fra le mani, te la tirerei in faccia. Ve la siete proprio cercata. Vi farò vedere io chi è il più forte. Che poi io mi immagino Beatrix con una voce tipo dura, cioè nel senso con una voce profonda ma sexy. Tipo, ve la siete proprio cercata. Tipo una cosa del genere, però proprio bella da porcona quasi. Vabbè, immagino io così. Immagina in testa che ho io. Ciao, ciao Loli. Allora, anche in questo caso, ovviamente, slow per rallentare e poi tentiamo di rubare. Sì, magari se non perdessimo tutto sto tempo sarebbe figo, però ovviamente. Ok, slow, vediamo cosa rubiamo. Coda Phoenix, che è ovviamente l'oggetto meno raro. Eccola, perfetto. Perfetto. Ti prego, almeno il secondo prendilo. Porca troia. No, veramente, solo la coda Phoenix non lo accetto. Andato in trance pure. Oh. Icebrand! Oddio! Oddio, abbiamo preso l'Icebrand! Dai! Sì, anche i guanti Raijin! Non ci credo che l'ho fatto al primo colpo! Non ci credo!
Non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci speravo. Abbiamo recuperato praticamente il tempo perso con Antoleon, che mi ha fatto perdere 277 milioni di ore. E anche la volta scorsa che ci siamo stati 15 anni per rubare le robe di Beatrix. E vabbè, certo. Madonna, Freya shottata, malissimo. Vabbè, tanto questa è una battaglia scriptata, quindi possiamo tranquillamente aspettare che finisca adesso. Madonna, non ci credo che ce l'abbiamo fatta. Ok, fine. Il gioiello è in mani sicure. Anche se mani non è il termine adatto, sinceramente, però è in mani sicure. Con me non si scherza. È sempre che quando fa il movimento così balla tutto, però abbiamo finito, Maghineri. Preparatevi al rientro. Eccala. È sparita. Che facciamo, Freya? Attento alle spalle, Gidan. No? Io gli corro dietro. Seguitemi anche voi. Gidan è sparito. Clara, forse per noi non ci sarà una prossima volta. Forse è anche l'ultima occasione di rivedere vivo Gidan. Coraggio, Vivi, andiamo. Op. Guardate che bella la scena di Vivi che fa il cenno d'intesa, no? Per depistare. Vado anch'io. Guardate, gli fa. Dice sì, vai, possiamo andare. Perché giustamente lo scambiano per un mago nero anche a Vivi, quando in realtà Vivi è tutt'altra roba, no? Mi dispiace, regà, ma io soffro dei vertigini. Ecco, e questo purtroppo è il momento in cui Quina per il momento lascia il party. Perché si ricongiungeranno altri personaggi che torneranno nel party e quindi Quina la dovremo recuperare nuovamente poi alla palude. Ormai Garnet è una ragazza qualunque, non ha più i poteri da sciamana. Solo la materia oscura ora può invocare gli spiriti. Che poi, per essere precisi, la materia oscura può invocare lo spirito in realtà, perché qua almeno così ha detto Kuja. Ma se provo a chiamarlo posso verificare subito i miei poteri. Odino, svela la tua potenza. Bellissima sta scena. Sta scena la devono fare uguale. La scena deve essere fatta identica nel remake. È incredibile sta scena. Sono morti tutti. Dopo che ci siamo rotti il culo per salvarli, sono morti tutti. Caspita, avete visto? Ha distrutto Clara. Anche Puck e Quina saranno morti. Cosa possiamo fare? Ah, certo, Beatrix. Anche lei sarà su questa nave. Esatto, poi usiamo noi le invocazioni, è praticamente uno di Dan. Classico, classico. Freya, Gidan ci chiama. Per favore, lasciami sola. Se stiamo qui, i pupazzi ci vedono. Nascondiamoci da questa parte, ragazzi.
Qui parte una host in particolare. Che poi ha dei leggings. Bentornato a Shogun. Come sta sua maestà? La regina attendeva con ansia il vostro rientro. Vorrà premiarvi per il lavoro svolto. Tra l'altro sentite la host orchestrata, quanto è figa. Smettila con queste futili chiacchiere. Di Steiner avrà dimenticato persino il nome. Ah vabbè, questa è al contrario. Scusate, Shogun Beatrix. Dì alla regina che sarò subito da lei. Cosa succede? Che bisogno aveva Bran di distruggere Kleyra? Perché invoca gli spiriti? Perché fabbrica i maghi neri? Cosa ho fatto io fino ad oggi? Ho combattuto per questa sporca causa? Maghi neri, da questa parte. Voi tre andrete ad Alexandria col teletrasporto e difenderete il castello. Col culo di fuori io vi accompagno e vi faccio vedere che io sono qui e voi siete lì. Guarda, non sono anch'io una marionetta nelle mani di Bran? Forse sarebbe stato meglio sparire nel nulla come Steiner. Piccoli ripensamenti. Avete sentito? Anche Bran è a bordo. Qui ovviamente già sono spariti tutti, praticamente, non c'è più nessuno. E noi dobbiamo andare di qua. E qua, ragazzi, c'è una delle infamate più grosse della storia dei videogiochi. Si vede qualcosa? È tutto buio, non si vede niente. Beatrix, Bran, la regina. Shogun Beatrix, l'hai preso? Certamente, sua maestà. Ecco il gioiello ancestrale. Guardate come gliel'ha preso, come gliel'ha arraffato. Brava, proprio questo. Non mi fermerà più nessuno. Ah no, ne manca ancora uno. E con quello avrò tutti i gioielli ancestrali. Neanche una parola di ringraziamento. Shogun Beatrix, presto, trovami l'altro gioiello. Signor sì. Maestà, come sta la principessa Garnet? Ah, Garnet. Le ho fatto togliere tutti gli spiriti dell'invocazione. Ormai è una ragazza fuori uso. Cosa vuol dire fuori uso? Che la farò condannare per appropriazione illecita del gioiello ancestrale. Ma maestà, qualcosa in contrario? Ho dato disposizioni che appena arriviamo ad Alexandria, in Red Rose, si proceda all'esecuzione della pena. Sbrigati a trovare l'ultimo gioiello. Maestà. Oh, Bran allucinante. No, allora non è che ha un infamato ogni 20 minuti, ne ha due infamate sto gioco. E ce le ha tutte e due praticamente nello stesso punto. Proprio per dirti, mi hai fregato una volta, io ti frego la seconda volta. Però poi non ce ne sono altre grosse infamate. Bastarda. Anche se combattiamo contro di loro ora, non riusciremo a salvarla. Non possiamo restare con le mani in mano. Dobbiamo cercare di essere ad Alexandria prima di Bran. Ma come? E qui ora colpo di genio. Gidan, usiamo quei cosi. Esatto. Dove va Vivi? Oh, vedete adesso che qua non c'è nulla? Notate questa cosa, giusto? Ok, ora se io faccio così, vado avanti. Avete visto? Spunta un Moguri. Spunta un Moguri. E quel Moguri, se non gli andate a parlare, fate una cazzata. Perché è Selino, che poi ha un top femminile praticamente. Perché nel momento in cui voi attraversate il corridoio, non potrete più tornare indietro. E noi abbiamo la lettera da consegnare a Selino. E questa lettera si può perdere. Una lettera da Mopri? Leggiamola subito, Cupò.
Caro Selino, quando leggerai questa lettera, per Clara sarà forse troppo tardi. Steelskin dice di non essere mai stato coinvolto in una guerra, anche se ha rischiato di esserlo. Potrebbe succedere anche ora, Kupo, Mopri. E voi immaginatevi che questo Muguri possibilmente è morto, perché è stato distrutto con Clara, insieme a tutti quanti gli altri abitanti di Clara, e ha scritto la sua ultima lettera, praticamente. Cioè, queste sono cose che comunque non ci si fa caso, perché il gioco, essendo comunque su PlayStation, ha una grafica giustamente bellissima. Per essere un titolo su PlayStation ha comunque una grafica eccezionale, anche senza la Muguri mod. Però non è, non dà magari quella sensazione di perdita, non dà quella sensazione anche di morte del personaggio, perché viene preso tutto come un po' forse troppo fiabesco. Ma Odino ha letteralmente spazzato Clara e tutto quello che c'era attorno Clara, quindi possibilmente Mopri è morto. Quindi lei sta leggendo la lettera, o lui in questo caso, perché Selino, io credo che sia comunque una donna, perché ha palesemente un toppino messo, però vabbè. Ora ho capito cos'era tutto quel baccano prima. Chissà se Mopri e Steelskin stanno bene. Chissà. Devo chiederti un favore, Kupo. Consegna la lettera a Moldon. Yes. Grazie, Kupo. Ciao, buonanotte. Ok, a questo punto direi che... salvo. Potrei salvare anche dopo in realtà, però va bene, salviamo qua. Visto che mi è andata di culo a prendere tutti gli equipaggiamenti di Beatrix, quindi direi che è meglio salvare qua. Perfetto, non c'è altro. Ok, niente lettere, let's go, via. Ora possiamo andare. Veramente queste due lettere da consegnare sono una più infame dell'altra, però con il giusto accorgimento. Più che altro quella di Clara. Quella di Clara è più infame forse, perché comunque il Muguri si vede proprio di sfuggita, che passa e se ne va in quella zona. Qui comunque il Muguri lo vedi abbastanza bene, che arriva, fa il verso e se ne va. A Clara no. Clara tu vedi la cutscene e vedi praticamente a un certo punto il Muguri che prende parte e si infila dall'altro lato. Quindi è un po' più complesso effettivamente. Forse Vivi ti vuole parlare. Dimmi, Vivi. L'ho attraversato, tra... Prima i maghi neri sono andati ad Alexandria col teletrasporto. Ecco, nel momento in cui diciamo andiamoci anche noi, noi praticamente abbiamo perso definitivamente sta lettera. Eccola. Bravo, Vivi. Si parte, ragazzi. Daga, ti salverò io. E ora si ritorna. Dobbiamo fuggire. Dici, Zulzerio? Non possiamo mica rimanere qua dentro. Hai ragione, mi hai confinten. Ecco qua. Premi sinistra e destra per muoverli. Bravo, così. Bravo, così. È praticamente un gioco di tempo. Bisogna andare al ritmo praticamente, no? Fino a quando... Vedete, bisogna andare praticamente a dondolare e cercare di fare... Quante volte ho sbagliato questo giochino da piccolo. Proprio da piccolo ero un disabile totale. Non è che ora sia meglio, giusto, però sono un po' migliorato negli anni. Via! Shusaura01, grazie per il follow, benvenuto, benvenuta. Vai, sfascia tutto. Ok. Nel momento in cui la campana praticamente svanisce nell'atmosfera, perché tecnicamente svanisce, possiamo uscire. Presto, dalla principessa. Beh, abbiamo un Marcus di tutto rispetto, quindi diciamo che non c'è grosso problema. Allora, l'equipaggiamento lo potete anche togliere a Marcus, perché praticamente Marcus uscirà subito dal party. Quindi è proprio questione di attimi.
Qui la Mithril Sword la possiamo togliere e mettiamo l'Ice Brand che abbiamo appena preso, fortunatamente oserei anche dire. E qui mettiamo, ecco, tutte robe che dobbiamo apprendere. Guanti Regine, Antimedusa. E qua va bene, abbiamo l'insonnia che mi va bene. Ok, let's go. Oh. Mi hanno backup. Questo potrebbe essere comunque un buon modo per livellare Steiner, effettivamente, perché se avete Marcus vi possono comunque aiutare. Però ovviamente, eccala, Marcus senza equipaggiamento e senza niente ha fatto praticamente quasi gli stessi danni di Steiner. Cioè, giusto per dire, giustamente essendo a livello 99. E beh, non one shot perché gli ho dato l'arma, gli ho dato l'arma dei puffi praticamente. Gli ho dato un Iron Sword. No. Livello 99 Steiner adesso? No, assolutamente no. Li porteremo al 99, ma non adesso. Ecco, ora Steiner mi va in trance. Eccala, perfetto. Cioè 402 senza equipaggiamento è tantissimo. Perché non ha equipaggiamento Marcus praticamente. Ha soltanto la spada e fa 400 di danno. Poi vabbè, lasciate perdere Steiner che ha fatto 2004 perché aveva la spada ed era in trance, quindi vabbè, lasciate perdere. I soldati che spawnano praticamente a random. Ok. E qui ragazzi Marcus ci saluta. Principessa. Quindi nel momento in cui uscite dalla prigione, il gioco vi sta dando praticamente l'ultimatum per togliere gli equipaggiamenti a Marcus, qualora ovviamente gli aveste dato qualcosa durante la fase di Toleno. Quindi potete praticamente togliere tutto e andare avanti. Io fato dal compare nella foresta del male. È la principessa. Cos'è? E qui ovviamente si ritorna in party. Ed è per questo che non c'è Quina. Perché qui Steiner è canonico come personaggio del party. Cioè deve stare nel party per trama. E quindi che è successo? Quina si allontana e se ne va da sola. E noi invece abbiamo tutti quanti gli altri. Che diavolo ci fai qui? Ciao, cavaliere senza macchie e senza paura. Felice di vederci. Ehi, dove siamo? Ad Alexandria? Non è il momento di fare lo spiritoso. Dobbiamo uscire da queste prigioni sotterranee il più presto possibile e andare ad aiutare la principessa. Agli ordini. Volete aspettarmi, banda di mascalzoni? Don Chisciotte, non vieni? Se non ti muovi, ti uccidono la principessa. Chi oserebbe mai? Non dire scempiaggini. È vero, signore. Bran ha detto che una volta tornata ad Alexandria avrebbe ucciso la principessa Daga. L'ho sentito io. È la verità, signor Vivi? Cioè, guardate come Steiner praticamente penda dalle labbra di Vivi, che è letteralmente un bambino, e invece Gidan, che comunque, vabbè, non è un uomo vissuto, ma è comunque più grande e tecnicamente anche, diciamo, il membro del party a cui dovresti essere un po' più riconoscente in generale, non viene cagato di pezza, letteralmente. Certo, rimangono solo 30 minuti per trovare Daga. Ecco, e adesso qui si vola. Perché c'è anche un boss segreto che dobbiamo fare. E chi lo sa, lo sa. Ehi, Marcus! Ci penso io qui. Ciao. Ottimo lavoro. Il tempo scorre. Vado alla foresta del male. Il compare ha fere bisogno di me. Ok, tu occupati di Blank. Noi pensiamo a Daga. Pausa, perché qua è giusto fare una pausa.
Adesso quello che dobbiamo fare sarà un altro scontro abbastanza difficile. Io ho livellato e quindi tecnicamente sono un po' più avanti rispetto al livello in cui dovrei essere in questo momento. Però c'è il rischio che possiamo... c'è il rischio che possiamo anche perdere. No. Assolutamente no. Il libro si combatte adesso. Si può combattere nel CD3. Ma se lo si combatte adesso, gli equipaggiamenti che si riescono a rubare, ma soprattutto l'equipaggiamento che viene rilasciato quando si sconfigge il libro, in questo caso, ovvero Dantarian, che è il nome del boss che andremo ad affrontare adesso, darà uno degli oggetti più forti come equipaggiamento, intendo, almeno per me, uno degli equipaggiamenti più forti presenti su Final Fantasy IX, ovvero le pantofole. Le pantofole, che poi detta così, cioè detta così, sembra essere un equipaggiamento stupido. Però le pantofole, se ci pensate, essendo leggere, insegnano un'abilità in particolare. Ovvero, sempre haste. O sempre haste. Chiamatelo come volete. E quando scopri una cosa del genere, sì, danno auto haste, auto haste, chiamatela come volete. E quando voi scoprite una cosa del genere, scoppia la testa. Scoppia letteralmente la testa. Quindi conviene tantissimo riuscire a battere Dantarian ora per prendere questo oggetto P. È vero che si può fare anche nel CD3, e nel CD3, tra l'altro, non ci sarà neanche il limite del tempo. Perché adesso abbiamo il limite del tempo, ma nel CD3 non ci sarebbe il limite del tempo. Però, siccome noi siamo hardcore gamer e siamo anche dei piccoli perfezionisti, lo battiamo adesso. E tra l'altro c'è una piccola strategia che si può utilizzare contro Dantarian per essere un po' più veloci nell'ucciderlo. Ovvero mettere sempre reflex a tutto il party e castarsi le magie per riflettere su Dantarian e fare più danno. Peccato che non c'è ancora doppio reflex, perché sarebbe stato figo avere doppio reflex, però si può fare. Come faccio a farmare i BT Plus, Nugget e Book? Si ottengono tramite gli eventi in generale. Più in particolare gli eventi di fine e metà mese. Però si possono ottenere anche dagli Intersected. Cioè, basta comunque completare gli eventi e troverai tutti i materiali che ti servono. Allora, tu sempre Reflex non ce l'hai. Ma te sempre... Ah no, forse ce l'hai tu? No, tu non ce l'hai. Voi ce l'avete sempre Reflex, quindi in realtà ve lo posso attivare. Antimedusa non mi serve per ora. Cleptomane mi serve. Vigilanza non mi serve. Dai, veloce. Sinergia non mi serve. Antimedusa non mi serve. Insonnia non mi serve. HP 10% lo leviamo. Volaticida non mi serve. Omicida non mi serve. Isotermia non mi serve. Insonnia non mi serve. Avrei dovuto insegnare sempre Reflex anche a Steiner, purtroppo, però va bene, sti cazzi. No, via, corriamo. Salve, arrivederci. Eccoci qua. Qualcuno ti parla. Se confidi nella tua forza potresti sfidarmi a duello. Let's go. Dantarian è un boss particolare, tra l'altro. Vedete, non ha neanche la musica del boss. Ha la musica di un incontro casuale normale. Lui possiede
due oggetti o tre oggetti, se non mi ricordo male, tra cui la Demon Armor, che è un'armatura pazzesca che si troverebbe addirittura nel terzo CD, se non ricordo male, o alla fine del CD2, una cosa del genere. E quindi rubarla adesso sarebbe un grandissimo colpaccio per noi. Tra l'altro, guardate che bello il dettaglio con scritto Alexandria praticamente sul titolo, praticamente in alto, che non l'avevo mai notata sta cosa in realtà, fighissima. E tra l'altro, quando poi lo sconfiggeremo, ci darà le pantofole. Dantarian è un boss particolare. Perché è un boss particolare? Perché ha un'elevatissima resistenza fisica quando è chiuso, e quando è aperto non bisogna attaccarlo con gli attacchi fisici. Ok? Bisogna attaccarlo con attacchi magici, perché altrimenti Dantarian si chiude, countera e fa tanti danni. Farà comunque tanti danni, perché è un boss abbastanza particolare, quindi farà tanti danni. Però bisogna concentrarsi sul fare danno tra il 150 e i 200 danni totali, anche cumulativi. Nel momento in cui si faranno 150/200 danni cumulativi, si aprirà e apparirà il vero Dantarian. Appena apparirà Dantarian, faremo la tenda, utilizzeremo il metodo della tenda, perché può essere utilizzato il metodo della tenda, quindi blind e mutismo nei confronti del nostro personaggio, del nostro boss in questo caso, e ci concentriamo a rubare, sperando di ottenere tutto subito, anche in questo caso sarebbe eccezionale, per poi ucciderlo e andare a salvare la principessa. Allora, intanto slow. Lo iniziamo a rallentare. Ali del vento per avere sempre regen. Attacchiamo col Steiner. Ok, rubato etere. Questo vabbè, l'oggetto... Ok, sentenza. Ale. Cominciamo benissimo. Assimiliamo con Vivi. Mi ha colpito? No, godo. Godo tantissimo. Trentatré, ok. Non c'è scritto niente. Rubato elisir, ok. Tempesta di carta, aia. Ok, va bene. Ok, per il momento non facciamo nulla, recuperiamo un po' di HP. Manca soltanto la Demon Armor. Sentenza ha colpito Steiner. Vabbè, Steiner è già in sentenza, quindi va bene. Però credo che ora muoia. Dai, forza. Tempesta di carta. Tempesta di carta è considerato attacco fisico. Steiner tecnicamente potremmo lasciarlo anche con pochi HP, perché abbiamo Anti-Magix che poteva essere caruccio. Anti-Scutum. No, povero Vivi. Assimila cestino in questo caso. Fororchetta, ok, manca solo la Demon Armor. Ok, così riduciamo la difesa. È già morto, Vivi.
Dobbiamo aprirlo. Devo farlo aprire. Devo farlo aprire necessariamente. Bello, ottimo. No! Vivi! Merda. No, dai, ma non ci credo. Minchia, tutte ste tempeste di carta. Gli devo provare a fare la tenda adesso. Vediamo se lo riesco a prendere con la tenda. Ho paura di no, però. No, vabbè, allucinante. Sfiga. Ma proprio mi è andata di sfiga. Mi è andata proprio di sfiga qua. Vediamo se lo becco anche adesso, ma non credo. Ah, ok, perfetto, blind, ottimo. E mi ha colpito lo stesso, beh, ottimo. Ti prego, manca. Fanculo, dai, ma che che cazzata. Vabbè, sfiga, proprio... Qua proprio mi è andata di sfiga totale. Meno male che c'è il continuo qua. Yeah. Qua proprio mi è andata di sfiga totale. La tenda provo a fargliela subito. Minchia, avevo rubato già tutto praticamente. Che sfiga. Ti prego, mancalo. Ok. C'è molta più probabilità che la tenda funzioni quando il libro si apre e troviamo lui dentro, in realtà. Però ci sto provando lo stesso. Voglio vedere se ci riesco. Va bene, Elisir. Va bene il blind, però mi serve anche il mutismo. Ok, mancato. Ale. Il mutismo non gli entra, però. Il mutismo non gli entra. Il mutismo mi sa che lo devo far aprire. Vabbè, ora ci proviamo. Sì. A fine mese c'è l'anniversario. No, effettivamente slow glielo posso fare. E non è immune a slow. E gli volevo fare mutismo in realtà per essere più... Per essere più efficace. Ora lo debuffo. Il blind è comodo. Ok, fororchetta. Va benissimo. Mancato. Ottimo. Godo tantissimo. Assimila. Vedete, ora non mi sta facendo praticamente. Non mi sta facendo nulla.
Non so che banner ci sono al momento adesso in realtà in gioco. Ecco, minchia, l'ho chiamato. Va bene, finché fai questo, a me sta pure bene. Non ho purtroppo neanche un healer, è questa la fregatura più grossa. Ok, slow è entrato. Almeno questo. Vabbè, ma essendo un giocatore nuovo, comunque ti conviene pullare un po' tutto. No, non ci credo. Ma seriamente? Ma che cazzo gli ha preso? Si è rotto? Cioè si è rotto completamente. Cioè mi fa solo tempesta di carta ora. Ora è un casino per me. No, vabbè. Non ci credo. Vabbè, vai così. Vabbè, ma mi sto andando di merda proprio. Non gli entra né il mutismo né niente con la tenda, allucinante. Niente, ora lo faccio aprire e poi facciamo il resto. Metto slow subito e lo faccio aprire perché sennò è finita. Ah, così proprio... Così, giusto per entrare a gamba tesa. Un po' esagerato. Ah no, 176 è buona. Ok, perfetto. Ok, ora qua non dobbiamo attaccarlo. Vai, facciamo la tenda. Ovviamente slow mancato, godo. Ma perché gli entra solo il blind? Porca miseria. Dovrebbe entrargli anche il mutismo, non è immune. Almeno io ricordo che non sia immune, potrei sbagliarmi. Ok, slow, perfetto. Sì, vabbè, ma essendo all'inizio Jack Garland ovviamente pullalo tutto. Anche se non so se c'è ancora il banner.
Però assolutamente sì. Assolutamente sì. Se no non si chiamerebbe maxare le armi. Cioè non si chiamerebbe maxare un PG. Abbiamo comunque anche il server Discord se ti interessa, eh? Se vuoi entrare, lì è pieno di gente, di brutta gente che ti può aiutare. Dai, ruba. Mannaggia. Dobbiamo farlo riaprire. Già 33. Rubato Elisir. Ok, una volta dentro Discord scegli un ruolo e poi puoi tranquillamente chattare. Bello. Ok, ora dovrebbe riaprirsi. Ah, mi avete scoperto. Sì, pezzo di merda. Dai, dai, ruba, ruba, ruba. È mancato, benissimo. Dai, eh. Già non lo becca manco una volta. Oh, alleluia. Dai, su. Subito attacchiamo. Pagina 66. Non c'è scritto niente. Yahoo! Pagina 98.
Va benissimo, sentenza. Però l'ha beccato, porca troia. Olè. Dai, dai, su. Ok, fororchetta. Dai, manca l'ultimo. Oh no, sono un coglionazzo però. Non dovevo attaccarlo. Ok, meno male che era Magicum. Proviamo a giocare un po' con il turbo. No, povero Vivi. Porca troia. Niente, siamo fottuti. Ale. Niente, moriamo. Niente, quando va di sfiga, va di sfiga. C'è poco da fare. Una volta che te ne ammazza due, praticamente sei finito. Sei letteralmente finito. E anche un po' colpa mia che non ho farmato tantissimo in realtà. E anche un po' colpa mia. Però dai, si può fare, si può fare. L'abbiamo fatto altre volte. Eccolo qua, vai, cominciamo benissimo. Bello. No, tempesta di carta così no, però cazzo. Che poi tempesta di carta dovrebbe essere attacco fisico, quindi col blind dovrebbe mancarmi. Vabbè, poi slow che non entrano. Niente, mi ritrovo a rincorrere. Mi ritrovo letteralmente a rincorrere. Bene.
Neanche la tenda entra. Neanche la tenda. Il blind gli è entrato, ma il blind me ne faccio poco. Dai, che ora ti apri? Ok, e abbiamo il tempo di recuperare un po'. Quello non ruba un cazzo. Potrei anche stare così per recuperare gli HP, cioè, però perderei solo tempo. Perché in questo caso abbiamo il tempo fisso. Cioè, fisso, abbiamo il tempo che non possiamo rimuovere. Il non avere quina pesa, per esempio. C'è una playlist completa su YouTube su tutto quello che c'è da fare all'inizio. Se ti servono magari consigli in particolare. C'è proprio la playlist che si chiama Tutto ciò che devi sapere. No, merda. Ok, godo. La fororchetta non l'ho presa neanche, tra l'altro, adesso, perché l'abbiamo rifatto, no?
No, no, ma lo slow gli rimane pochissimo. Madonna, già siamo a 20 minuti. Ok, dopo dovremmo aprirlo. Con tutto il blind mi ha colpito. Ok. Cosa? Sol aereo, grazie per il follow, benvenuto o benvenuta. Benvenuto. Ho rubato qualcosa, ho letto forse qualcosa di sfuggita. Oddio, non vorrei. Mi sono distratto un secondo. Pororchetta, ok. No, credo di no. Perché la fororchetta l'ho presa ora. Vabbè, ora gli faccio un ruba. Infatti, ok. Non ho preso niente. Mi era sembrato di aver letto un'altra roba. Per questo mi sono... Mi ero un attimo agitato per quello. Mi ero letteralmente un attimo agitato. No, non è detto che esca Tifa. C'è il calendario completo sulla sezione del Global, puoi vedere tutti i banner che usciranno da qui a poi, da qui a breve, ecco, mettiamola così. No. Bene, apri. Olè. Dai, manca soltanto quella adesso. Manca soltanto l'armatura. Manca solo la Demon Armor. Eccola. Silenzio, ancora mancano 15 minuti. È perfetto.
È perfetto. È perfetto. Ci siamo. Ora, debolezza alla magia. Non ti chiudere adesso. Minchia, ho fatto slow, vabbè. Ok, l'ho beccato, però godo. Non possiede niente. Ok, ora ci siamo. Ora non dobbiamo fare attacchi fisici. Madonna mia. Adesso ci divertiamo. Ciao Dantarian, è stato un piacere. Ah, quanto godevo di utilizzare Reflex. Quanto godevo nell'usare Reflex. Non t'azzardare a chiuderti. Almeno non adesso. Che è perfetto, col libro aperto adesso è perfetto. Guardate quanti HP possiede. Merda. Allora, pagina 38. Ovviamente non ha più slow perché ora me lo sono ricordato effettivamente. Lui quando si apre e si chiude cambia praticamente, cioè si esuna tecnicamente. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. 103. Oddio, forse è troppo? No, ok, ci siamo. Ok, niente attacchi fisici. Ormai non dovrebbe avere tanto di vita. Ormai ci siamo. Penso un altro colpo e l'abbiamo buttato giù. Ancora resisti? Peccato non poter fare il reflex su tutti. Perché Steiner purtroppo non ha sempre reflex. Quest'ora sarebbe stato più forte l'attacco di Vivi. Morto. Ciao ciao. È stato un piacere. Ole. Buono, ce l'abbiamo fatto. 30 AP. Pantofole. Però sei un guerriero valoroso. Sì, lo so, grazie. No, no, non mi acciuffate. Non mi acciufferete mai. No, no, teniamolo il reflex per ora. No, no, lo teniamo assolutamente. Tanto qui non abbiamo più problemi di nessun genere. Qui i nemici adesso sono completamente useless. Ma tra l'altro lo dobbiamo tenere perché c'è un'altra boss fight che dobbiamo fare. Dove fortunatamente non bisogna rubare nulla, quindi... Diciamo che il malloppo l'abbiamo già fatto adesso. Il malloppo già ce l'abbiamo. Sì, sì, vai, 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 vai.
Ok. Abbiamo 10 minuti, sono più che sufficienti. Daga, dove sei? Sono di qua. Tocca, tocca, tocca tutto, Gidan. Tu che tocchi tutto, vai. Easy. Qua saltiamo. Ok, qua saltiamo. Qui saltiamo. Ecco, ora praticamente l'Ice Brand che abbiamo rubato a Beatrix si trova qua. Vedete? Quindi si recuperava subito, quindi non c'era bisogno di rubare da Beatrix. Però siccome noi siamo stronzi, rubiamo da Beatrix, ovviamente. Tra l'altro siamo arrivati perfetto orario. Siamo arrivati in perfetto orario per quando volevo staccare, perché voglio staccare appena salvata Garnet, praticamente, in realtà. Perché così poi tutta la parte di Beatrix, che ce la facciamo la prossima volta. Pensavo di perdere più tempo, sinceramente, per questo avevo preventivato... Avevo preventivato, diciamo, di finire qua, perché pensavo di perdere molto più tempo. Ick, cosa vuoi? Sick, vattene via. Eccoci. Boh, vai. E qui. Questa è una boss fight facilissima, comunque. Madonna, letale subito, proprio. Forza Meteo a zone. Ora vi faccio vedere anche che non... che praticamente non si ruba nulla. Vabbè, loro hanno oggetti di merda in teoria. Vabbè, proviamo a rubare anche a loro, dai. Facciamo la completa. Barda di Mithril, che avremmo sicuramente preso più in là. Ok. Bisogna semplicemente attaccare colui che prende il potere. E basta. Cioè, fondamentalmente la boss fight funziona così. È molto easy. Sono oggetti che comunque già abbiamo. La barda di Mithril, eccetera, eccetera. Quindi non è un granché. Fascia di Mithril. Tra l'altro mi sa che tra poco li ammazziamo pure, quindi... Ok, Son non dovrebbe avere più niente adesso. Esatto. Il problema è che praticamente lo stiamo ammazzando. E prima gli vorrei rubare gli oggetti. Partisan, che è la lancia che già abbiamo con Freya. Quindi non ci serve praticamente a nulla. Vedete, sono tutti oggetti che già abbiamo. Quindi, cioè, rubare qui è completamente useless. Popi, popi, popi. Sono abbastanza resistenti, non me li ricordavo. Ma forza flare invece no, vero? Non glielo date forza flare dall'altro lato? No, niente, vabbè. Come vuoi. Asta stellare, che la recupereremo praticamente tra poco. Ecco, bravo. Ok, dovremmo aver finito. Non hanno più niente neanche loro. Esatto. Mi dispiace, è stato un piacere. È stato un piacere, ma qui adesso dovete crepare. Mi dispiace. Ok, fine. E vi ho fatto vedere anche i ruba di Zone e Son. Abbiamo fatto proprio la ciliegina sulla torta. Scemo, è tardi ormai. Abbiamo già finito. Ormai la principessa è vuota. Ok, e qui possiamo racazzeggiare per 6 minuti, tecnicamente. Perché abbiamo letteralmente finito. Però concludiamo in bellezza. Daga, svegliati. Daga, proprio ora che ti avevo trovato. Signorina,
Principessa, è tutta colpa mia. Povero Steiner. Si sente in colpa, mischino. Abbiate pietà di me. Chi è che mi manda messaggi qua? No, vabbè, una mail farlocca. Lascerò l'ordine dei cavalieri. Anzi no, farò harakiri. Madonna mia. Non è morta. Respira ancora. Vedo. Freya, portiamola subito via di qui. Daga, vedrai, ti riprenderai. Ecco, evento in tempo reale, amicizia. E qui nel frattempo, quando qui torno, tra poco. Accidenti, che stanchezza. Ho corso come un pazzen. Ma non posso fermarmi ora. Il compare ha bisogno di me. Esatto. Wow. Caspiten, che buca. Il piccolo Blank. Oh, è qui. Moguri, che ci salva, che ci viene a dare una salvezza. Ma prima di chiudere, perché adesso finalmente possiamo chiudere, controlliamo un pochettino quello che abbiamo ottenuto. Allora, qui non abbiamo nulla. Qui non abbiamo nulla. Qui abbiamo la Demon Armor. Guardate la difesa fisica, che da 15 balza a 27. Cioè, è un'armatura, la Demon Armor tecnicamente è un'armatura che si incontra nel CD3, se non ricordo male, o giù di lì, fine CD2, inizio CD3. E noi l'abbiamo già presa. Infatti la difesa fisica balza da 15 a 27. Cioè sono 12 punti in più. E 12 punti in più sono un casino, letteralmente un casino. E ovviamente l'equipaggiamo, perché c'è Luna Piena, che è comoda come abilità passiva, quindi Luna Piena. Qui cosa abbiamo da imparare? Pantofole, che ci insegna sempre haste. Una delle mie abilità preferite in assoluto all'interno del gioco. Ora qui noi dovremmo imparare sempre reflex, però siccome io sono un maledetto, devo imparare sempre haste. E il primo deve essere Gidan, perché è lui che ovviamente ruberà gli oggetti, e quindi avendo sempre haste sarà più facile gestire il ruba con lui. Quindi ovviamente lo devo necessariamente dare a lui. Fascia di Mithril, che è la stessa che abbiamo comprato, mi insegna insetticida, quindi va bene. Poi qui non c'è nulla di interessante. Armi va benissimo. Poi tu non hai nulla. Va bene. La fascia di Mithril che ti dà qualche stazza in più. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Tu hai ancora qui soffio vitale. Barda di Mithril va benissimo. Guanti Regin. Elmo dorato ha imparato tutto, però va bene. E a posto della Mithril Lens abbiamo la Partisan, che è una che abbiamo rubato e l'altra che abbiamo comprato invece a Cleira, nel villaggio di Cleira. Quindi Partisan, va bene. E abbiamo praticamente finito. Abilità, sempre haste, attiviamolo. Poi attiviamo anche Besticida. Sinergia non c'è bisogno, perché abbiamo l'arma a due mani e con l'arma a due mani non funziona. E Diavolicida, che ci può stare per il momento. Anche se Diavolicida in realtà, Omicida non ce ne sono più soldati di... Cioè vabbè, forse sì, ma... Vabbè, sti cazzi, mettiamo Diavolicida, tanto non me ne frega nulla. Ok. Allora, tu, Moshu, poco fa è arrivata una lettera da Kupo. Leggiamola insieme, Kupo. Caro Moshu, che succede, Kupo? Nel borgo del castello ci sono soldati ovunque. Ho sentito che Garnet è tornata ad Alexandria dopo la fuga, Kupo. Pare che era scappata perché non si fidava più di sua madre, Kupo. Kupo. Ma cosa cavolo pensano Bran e Garnet? Io non ho proprio idea di cosa passa per la testa della gente nobile, Kupo. Ok, niente lettere. Una tendina qui la facciamo, perché la tendina ci sta. E salviamo.
Anche se effettivamente, essendo mezzanotte precisa, almeno la parte forse con Beatrix la possiamo anche fare adesso. Tanto non c'è granché da fare in realtà. È soltanto, diciamo, tutta trama quella che si vede con Beatrix. Quindi lo abbiamo appena sconfitto. Lo abbiamo appena sconfitto e abbiamo appena rubato tutto. Proprio letteralmente in questo istante. Va bene, dai, proseguiamo, proseguiamo la parte. Facciamo anche la parte di Beatrix, dopodiché ci salutiamo. Tanto è tutta trama quella che si vede qua. Non c'è molto da dire. Siamo stati anche abbastanza fortunati. Aspetta, era questa? No, non era questa. Siamo stati anche abbastanza fortunati oggi con Beatrix, che mi ha mollato tutto subito. Io avevo calcolato la più grossa perdita di tempo da Beatrix, in realtà. Neanche da Dantarian, perché Dantarian mi ha un po' rotto le palle, ma anche con un minimo di sfortuna mia. Non ci segue nessuno. Sua maestà Bran. Perché ha fatto tutto questo alla principessa? Mi ha persino chiesto di proteggerla. Perché? 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 Tu, cuoche bruto fili mihi. Steiner, capisco come ti senti. Gidan. Ma la signorina dormirà per sempre? No, è solo stanca. Lasciamola riposare un po'. È bello che Vivi sappia comunque qual è la differenza tra vita e morte, però al tempo stesso dica ma dormirà per sempre? Cioè, come... Perché giustamente pensa a una sorta di incantesimo. Se fossi stato accanto a te non sarebbe successo tutto questo. Scusa, Taga. Steiner che se la pensa. Che ti prende, brigante? Non fai più lo spavaldo? Non te la prendi con me al tuo solito? No. Adesso capisco cosa si prova quando si supera il limite della rabbia e della tristezza. Non riesco neppure a piangere. Gidan. Tana per tutti. Sono qui. Chi non muore si rivede, Steiner. Dove eri finito? Non dirmi che sei andato a divertirti con questi vermi. Taci, bastarda. Rimangia subito quello che hai detto. Ancora non hai imparato la lezione? Paraparà. Eccoci qua. Però adesso possiamo velocizzare il tutto. Rubato Icebrand. Tra l'altro così. Qua però lei non aveva oggetti particolari, se mi ricordo bene. Potrei sbagliarmi, non me la ricordo la... Però non dovrebbe avere oggetti particolari. Coda Phoenix. Ah, che bello con Haste. Adesso possiamo rubare tutto. Qua facciamo un bello slow. Bella. Shock. Mock. Per dire niente. Tra l'altro guardate Freya. Che arma possiede? Si iniziano a vedere anche le armi di Opera Omnia. Cioè, beh, si vedono già da un bel po' effettivamente, però. Non hai rubato niente. E vai. Non mi ricordo che oggetto aveva. Sinceramente, non me la ricordo qua. Perché questa era la boss fight che mi dava meno fastidio. Perché non c'era tempo. Ecco, salvagente, ok.
Credo che non ci sia più niente adesso. Abbiamo finito. Esatto. Tra l'altro ho rubato tutto anche qui. A tempo, a preciso. Cioè oggi Beatrix veramente è pazzesca. Cioè veramente pazzesca Beatrix. Avete capito che con me non potete vincere? Ascolta. Tu sei la Shogun di Alexandria? Qual è il tuo compito? Non è quello di proteggere Daga? Cioè Garnet? Lo vedi che ha perso i sensi? Tu non ne sai niente? Non è possibile. È la principessa Garnet. Ma allora... la regina voleva davvero ucciderli. Come? Cosa? Sua maestà non farebbe mai una cosa simile. Steiner, dobbiamo accettare la realtà. Non ho più dubbi. Riconosco di aver sbagliato. Non vorrei dar ragione alla bella signora, ma devo ammettere che quello che dice è la verità. Ho commesso un errore imperdonabile contro il popolo di Burmesia. È vero, imperdonabile. Non lo dimenticherò mai. Ora questa ragazza però ha bisogno d'aiuto. Freya, Beatrix, sei dotata di poteri sensazionali. Usali per aiutare Garnet. Non so se sono in grado, ma farò del mio meglio. Ora improvvisamente Beatrix è diventata un cesso totale. Principessa, vogliate accettare il mio umile aiuto? Ora non è all'altezza. Cara Beatrix, facile non sarà sciogliere la magia di sua maestà. Puoi provarci quanto vuoi, ma non basteranno i poteri tuoi. Principessa, come vi sentite? Aia, la testa. Cos'è successo? Daga, sono io, sono Gidan. Mi riconosci? Signorina, principessa! Siete tutti qui. Cos'è questo frastuono? Eccola. Sono tutti qui dentro. Che complotto nel rapimento. Di chi? Di Garnet? Le avete già tolto gli spiriti dell'invocazione? Certo. Bene, rinchiudetela subito nella prigione sotterranea. Sì, maestà. Maestà, vi prego di ritirare l'ordine. Non vorrei mica contraddire la tua regina. Maestà, il mio dovere è difendere la principessa. Non vi permetterò più di maltrattarla ingiustamente. Qui ci penso io, voi fuggite, presto. Io non mi muovo. Gidan, tu vai. Eravate cane e gatto e ora siete alleate? Strani i casi della vita. Zon e Son, questa gentaglia comincia a stufarmi. Sistemateli. Madre. Niente, proprio me ne frega un cazzo, proprio totale. Freya, ci pensi tu allora? Sì, tu vai. Daga, andiamo. Ora, giustamente, che è successo? Va via Freya ed entra Garnet, no? Quindi il party viene sempre bilanciato in un modo o nell'altro. E inoltre, il plot twist del gioco, che la prima volta che lo vedi praticamente impazzisci, Beatrix può essere utilizzata nel party. Beatrix adesso fa parte, almeno per questo piccolo frangente di storia, di trama, fa parte del party. E possiede praticamente gli attacchi che ci ha fatto finora, ovvero praticamente Mega Folgore, Estasi Siderale, Tabula Rasa, Shock, eccetera eccetera, o addirittura le magie bianche. Però guardate che magie bianche: Energira, Raids, Arades, Esna, Novox, Reflex, Blind, Sancta. Per la prima volta Mal Bernardo a posto di San Bernardo, cioè veramente fantasia. Per la prima volta possiamo vedere Sancta. La vera Sancta. E non Zancta. Come era prima. E tra l'altro Freya, avendo Reflex, io potrei fare Sancta su Freya con Reflex e poi rispedirlo al mittente.
Qui Beatrix ha lo stesso livello di, ovviamente, di Freya, perché appunto viene pareggiata al suo stesso livello. Però guardate che bella l'artwork di Beatrix. Guardate che gnocca pazzesca Beatrix. È allucinante. Proprio una gnocca stratosferica. E adesso qui abbiamo Garnet nuovamente disponibile nel party. Ovviamente senza equipaggiamento, adesso la sistemiamo. Abbiamo l'asta stellare, che è un'abilità per levita addirittura, quindi assolutamente sì. Poi qui non abbiamo nulla, quindi mettiamo cappello magico. Qui non dobbiamo apprendere nulla, quindi mettiamo fascia di mithril. Qui abbiamo un bel po' di roba da apprendere. Abbiamo il salvagente che abbiamo appena rubato con adrenalina. Anche se in realtà preferisco abilità up, assolutamente. E qui invece non abbiamo niente. Yahoo! E mettiamo le perle rosse, quindi per meno, per ora va bene così. Ok, no, non mi ha fatto saltare. Salta, salta! Salta Simpalar! Salta, 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 salta Simpalar! Vabbè, qui è molto story driven in realtà. C'è poco da fare. Ci sono i maghi neri, dobbiamo uccidere i maghi neri. I maghi neri? Maledizione. Kill. Però adesso abbiamo il party classico, se ci fate caso. Vabbè, tanto ci pensa Vivi. Non è un problema. Ci pensa il nostro Vivi. Carta Yeti addirittura. Completamente a caso. Oh 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 oh. Eccoci qua. Ma quelle sono macchine. Guardali che belli, Mal Bernardo. Garnet, tra l'altro, non ha più le invocazioni, vedete? Abbiamo perso completamente tutte le invocazioni. Bello! Ciao ciao! Tanto 221 gli ha tolto con tutto Reflect. Perfetto. Uno dei motivi per il quale io non utilizzo Garnet come personaggio principale del mio party è proprio questo. Perché in endgame, quando si utilizzerà praticamente il Perma Reflex, a parte il fatto che avremo l'accessorio sempre rigene, quindi diciamo che le cure saranno secondarie nel party, ma poi avendo Quina che utilizza vento bianco e quindi ci permette di curarci senza la magia bianca, Garnet e Deiko perdono un pochettino di senso proprio per questo motivo. Perché comunque io nel mio party finale avrò Perma Reflex attivo, Perma Haste attivo e Perma Rigene attivo. Quindi quando io combatterò gli avversari casterò su di me le mie magie e con Vivi addirittura, se si riesce, avrò addirittura anche doppio Reflex. Quindi quando io faccio una magia su di me la rispedisco con il doppio del danno. E quindi faremo praticamente 9999 fisso. Perché lo scopo di Perma Reflex con il doppio Reflex è proprio quello. E averlo su tutto il party ci consente di castare gli attacchi a tutti e fare danni a tutti moltiplicati. Quindi ci fa diventare molto più forti. E Steiner? Dai, pezzo di latta, non perdere tempo. Starò facendo la cosa giusta. Ci ripensi, Lancillotto? Beatrix ha fronteggiato la regina pur avendole giurato fedeltà eterna.
E Freya, per aiutare la principessa, è disposta persino a lottare al suo fianco. La regina le vorrà vedere morte. Gidan, fammi un favore. Bellissima questa parte. Dove Steiner si fida e capisce che Gidan in realtà vuole bene alla principessa. Dimmi, cosa vuoi? Fuggi da Alexandria e porta la principessa dal dottor Totto. Sicuramente lui saprà come riportare la pace nel regno. Puoi stare tranquillo. Sì, ci pensiamo noi. Gidan, signor Vivi. Minchia, signor Vivi. Mi fido di voi altri. Addio, principessa. Steiner! Fate tutto questo per me? Sì, Daga. Per te e per Alexandria. E lo facciamo anche per noi stessi. Se restiamo uniti, vinceremo. Vuoi essere libera, Daga? Allora dobbiamo lottare. Ma io... Eccolo qua. Accidenti, non ci danno tregua. Ora, perché è uscito Steiner dal gruppo? Perché ovviamente potremmo riprendere Quina. Quindi adesso ritornerà Quina con noi. E quindi il gioco che fa? Ci trova praticamente il posto vuoto. Anche perché qua Quina, tra l'altro, in questa parte del gioco poi dovrà essere presa per trama. Quindi noi l'abbiamo presa prima perché ovviamente l'abbiamo presa prima. Ma tecnicamente qua Quina poi viene presa per trama. Presto, muoviamoci. Vivi Valbetta di me. Eh beh, è una caratterizzazione che gli hanno dato qua possibilmente. Ce la fai a resistere? Sono forti e dura anche per me. Addirittura. Dai, Beatrix, su. Dai, dai, su, non fare la modesta. Oddio, pensavo togliesse un po' di più. Mi hai deluso, Beatrix. Pensavo facessi un po' più di danno. Cioè, a me mi shottavi. Ecco, questa è la classica cosa del quando lo scontri come, cioè quando lo combatti come boss e quando si unisce a te. È la stessa, proprio il meme è perfetto. Maledizione. Non abbassare la guardia. Beatrix! Freya! Steiner? Sì, comandante squadra Pluto Adalberto Steiner in persona. Permettetemi di unire il mio umile gladio alle vostre insigni spade e... I poemi cavallereschi ce li decidi dopo, ora combatti. Cioè lui stava presentando il curriculum praticamente. Steiner che presentava tipo il curriculum fenomenale. Ale, leccata infligge status sonno, quindi bene. Tra l'altro c'è una mod che è quella che rende il gioco anche più difficile, dove poi Beatrix si può reclutare permanentemente nel party. La voglio provare sta mod prima o poi. E si è sovrapposta la musica. Ok, salviamo. Sì, vabbè, adesso dovremmo andare da... praticamente... da Ramu, quindi posso salvare anche là volendo. Con l'accento sulla U, a Pinnacle Rocks. Quindi, vabbè, sì, salviamo a Pinnacle Rocks e stacchiamo a Pinnacle Rocks. Ci sono sovrapposte le musiche. Oddio, che bug. Maledizione, una trappola. Son, ci è cascato. Certo, Zon, è imbecille. Brutti bastardi. Scemo, 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 scemo. Questa volta non funzionan. Scusa il ritardo, amico. Blank.
Ragazzi, è tornato Blank. Compare, da questa parte. Ehi, vai piano. Non riesco ancora a muovermi agilmente. Dobbiamo fare in fretta. Gidan e Daga sono in pericolo. Chi è Daga? La nuova donna di Gidan? Ah, è vero, tu non sai ancora niente. Eh? Di che parli? Corri, compare. Accidenti. Certo, quello giustamente atrofizzato per tutto sto tempo, è normale. Così Marcus mi ha tirato fuori dalla foresta del male e siamo corsi qui. Sei eccezionale. Dai, Gidan, la stazione di Gargant è qui vicino. Blank, Marcus, i ringraziamenti dopo. Ora sbrigatevi a fuggire. I nemici arriveranno presto. A buon rendere, Blank. Presto, fuggiamo. Si è sovrapposta di nuovo la musica. Niente, non la posso stoppare neanche così. Daga, l'altra volta siete venuti da qui? Cos'hai? Giustamente lei ha preso un bello shock. Ti capisco, è normale con tutto quello che è passato. Arriva qualcosa. È questo, Gargant? Saliamo sulla giostra? Sì, facciamo presto, non abbiamo molto tempo. Daga! Io non so cosa devo fare. Dai, ora ci penseremo. Cosa credi che siamo rimasti a fare tutti? Hanno deciso che vogliono combattere e vincere per te. E vinceranno. Beatrix, Freya, Marcus, Blank, il tuo cavaliere. Non puoi mandare all'aria la loro collaborazione. Oh, sei convinto. Ok, andiamo. Olè. Senti, ma dove stiamo andando? Intanto andiamo a Toleno, poi da lì ci penseremo. Non così in fretta. Cos'è? Quello... Daga già lo sa che cos'è, vero? Però è un nemico. Attenti, non è lo stesso dell'altra volta. Oh no, si sono sovrapposte boss fight e musica. Oh cacchio. È rimasta in loop la musica. Ah no, ok, si è tolta. Godo, meno male. Allora, iniziamo a rubare. Coda Phoenix. Ovviamente con Haste ora è molto più facile. Giù Badaman, ok. No, ultrasuoni mette mutismo. Vabbè, noi abbiamo megafono in teoria. Ah no, mette minimum. Bello, mancato. Mi ricordavo mettesse mutismo in realtà. Eccola qua. Non hai rubato niente. Dai, manca l'ultimo oggetto, tra l'altro, perché ne hai tre tu. Ok, slow è entrato. Dai, su. Dai, che non è così raro. Tu sei un boss, sei un po' un minchione. Ah, ecco, ultra... No. No, aveva una tecnica lui, se non sbaglio, che dava mutismo, forse mi ricordo male. No, forse era ultrasuoni che però fa minimum. Io mi ricordavo invece che facesse altro.
Ovviamente qui non posso fare magie AOE perché giustamente Vivi le rifletterebbe al nemico. Quindi devo curare singolarmente Daga e Gidan. Vivi non subisce danni, quindi sono abbastanza tranquillo. Però così non andiamo bene. Che poi in realtà con lei dovrei avere... no, ma Poisoner non c'entra. No, blind, levita. È un bel blind, glielo posso provare a fare. Anche se cambia poco. Tanto lui fa più attacchi magici che altro. Quindi... facciamo anche Novox. Ma credo che lui abbia scudo per Novox, vero? Aspetta, mancato però, eh? Ok, sferzata. Bene, godo. Madonna, ogni volta l'ultimo oggetto è sempre... vabbè, è ti scudo. Ok, mi ricordavo. Ma Esna non l'ho imparata? Non ce l'ho Esna? Strana sta cosa. Minchia, non c'ho Esna. Dai. Niente, sempre quest'ultimo oggetto. Vabbè, basta, non vi curo più, mi avete rotto il cazzo. Ok, tanto hai blind, quindi va bene. Bene. Siamo tutti più... oh, manganello. Che poi vabbè, in realtà oggi ce l'abbiamo il manganello, però era giusto per... giusto perché dobbiamo rubare tutto. Certo, ora giustamente faccio i danni di Topolino. Facciamo così. Tanto Gidan ha finito. Tra l'altro Gidan è alto quanto Vivi. Guardate che bellino. No, non è vero, si scherza. Ecco, ora facciamo qualche danno in più. Qui non possiamo fare nulla per ora. Deve fare un altro ultrasuoni a Gidan, così ritorna normale.
Anche se vabbè, non ha tanti HP sto boss, quindi alla fine è praticamente morto. Molto semplice la boss fight. Ok, l'abbiamo sistemato. Ha ricominciato a muoversi, ma mi sembra un po' lento. Ah, veloce. Poverino, chissà che spavento si è preso. Che bello, va fortissimo. Come corre? Con le buone maniere si ottiene tutto. Eh no, ti sbagli. Guardi chi arriva. Eccoci, guardalo, figo. Ci insegue? Oh cielo, di questo passo supereremo Toleno. Gli scaraburi. Inscaburito. Via. Madonna, te lo immagini un coso del genere? Un coso del genere che ti insegue. Abbiamo passato Toleno. Maledizione, così non possiamo neanche scendere. Gidan, davanti. Eh? Cosa? Oh? Una strada? Wow. Cado. Tenetevi forte. Un'uscita? Madre. Regina, Regina Bran. Eccoci. Ti vuoi spostare? Facci passare. Ho ricevuto ordine dalla regina Bran di fermarvi. Riferirò il vostro messaggio. Seria, con le tette a punta. Riferirò il vostro messaggio. La persona che cercavamo è qui. Ora possiamo passare? Vado a chiedere, non muovetevi da qui. Eh sì, la nebbia è tagliata perché giustamente la risoluzione era quella che era. Maestà, cioè i filmati o comunque le scenette sono pre-renderizzate per quel formato. Ai vostri ordini. Ditele di venire subito qui, ma voi non tornate. Perché? La regina non vi vuole più rivedere, è arrabbiata perché vi siete fatti portar via il ciondolo. Ditele di venire, presto. Che facciamo, Zon? È finita la nostra vita da giullari, sì. Intanto andiamola a chiamare. Sniff sniff. Che bello spettacolo. Eccola qua. Tu, lasciami passare. Levati di torno, ho il permesso di sua maestà. Un'altra che è molto... Non fare un solo passo. Cosa? Tu non sai chi sono io. Mi presento, sono Lani, la bella cacciatrice. È una cacciatrice molto... molto potente. Regina Bran, è un onore rivedervi. Ma non mi sembra che vi giri bene. Cosa? Ci si rivolge così ad una regina? Mi avete mandato a chiamare per darmi una lezione di buone maniere? Uff. Sono due le cose che dovete fare. Quando ci sarà la boss fight con la Nii, ne parleremo. La prima è riportarmi il ciondolo che Garnet portò via fuggendo dal castello. La seconda è uccidere quel mago nero che aiuta mia figlia e quei furfanti. E perché? Quel golem senza cuore non risponde più ai comandi. Fatelo fuori prima che cada in mano di qualche malintenzionato. Non so cosa è successo fra di voi, ma come devo comportarmi se Garnet opporrà resistenza? Uff. Devi riportarmi quel ciondolo. Dunque il permesso di usare anche le maniere forti. Risolverò il problema più in fretta di quel grand'uomo. Anche perché tu sei grande, ma... Allora, maestà, io tolgo il disturbo. Con la principessa c'è anche il ragazzo con la coda. Quella scimmia! Se lo fai fuori avrai una ricompensa. Proprio come pensavo. I vostri desideri sono ordini. Quell'uomo è morto. Quindi ha assoldato due mercenari praticamente. Maestà, è l'ora di mettere in mare la flotta. Vado al Red Rose a terminare i preparativi. È giunta l'ora, si parte. Ah ah ah.
piccola risatina. E noi invece ci ritroviamo in una zona che abbiamo già esplorato in realtà. Noi ci siamo già venuti qua, solo che non abbiamo potuto esplorare al 100%. Madre. Dove sono? Vivi, siamo in salvo? Ma qui dove siamo? Siamo vicino al castello di Limblum, a Pinnacle Rocks. Pinnacle Rocks? Vicino a Limblum? Garnkant è riuscito a portarci così lontano? Oh, e Freya, Steiner, Beatrix e Gidan? Gli è andato a dare un'occhiata nei dintorni. Dormigliona, ti sei svegliata finalmente. Ci sono le gocciole. No, è un pubblicità sbagliata. Stai bene? E gli altri? Non lo so, ci siamo allontanati così tanto. Ma vedrai che i Tantalus non ci abbandoneranno. Quando non ci troveranno a Toleno, verranno a cercarci. Forse a Limblum potremmo prendere un idrovolante e andare alla porta sud. Da lì saremo a Toleno in un attimo. Buona idea. Oppala, sei un nemico? Ah, amico o nemico, ascolta questo rap. Adesso te lo dico. Il mio nome è Lamu, con l'accento sulla U. Bellissimo. Questo nome mi è familiare. Ah, adesso ricordo. Ho letto il tuo nome in un libro sulla magia invocativa. Tu sei Lamu, il re dei lampi. Ricordi le esplosioni giganti? Per colpa della magia che vanti, a Cleira i morti sono stati tanti. Guarda che flow che ha il vecchietto. Lo spirito invocato esegue come un soldato ciò che gli viene comandato. Un sovrano che pensa negativo ha fatto di noi un uso cattivo. Non posso credere che sia stata mia madre a fare una cosa simile. Io non sapevo cosa aveva intenzione di fare. Pensavo volesse solo proteggermi. Non è colpa tua, Daga. Anche gli altri lo sanno. Per questo siamo rimasti tutti con te. Meno male. Ehi, baby, so perfettamente che tu non c'entri niente. Dimmi, quali sono i tuoi pensieri? Come farai ora senza i tuoi poteri? Se potessi usare ancora la magia invocativa, io... Ah, ho un'idea. Potresti aiutarmi tu. Del primo pasticcio vuoi fare il bis, ma io lavoro solo per Love and Peace. Ascoltami, prima avevo paura della magia, ma ora ho capito che non posso farne a meno. È una droga. No, mi dissocio. Eccolo. Credi che mi vuoi solo tu? Di fans son pieno, non ne posso più. Ok, alla prova ti metto. E se la superi, give me five. Sarò il tuo schiavetto. Easy. Mi separerò in cinque personalità e mi nasconderò fra le rocce e nell'acqua. Ciascuno di loro racconterà un frammento della storia del valoroso soldato. Metti insieme i cinque episodi e ricostruisci la storia. Se la ricomponi bene, sarò il tuo spirito. Ok, fatto. Scusate, ma è importante. L'ho capito, non preoccuparti. Ti ricordavo diverso. Beh, sarebbe se fosse stato doppiato, secondo me questa parte sarebbe stata fighissima. Peccato che non c'è il doppiaggio, perché secondo me qua sarebbe stato fighissimo. Anch'io voglio giocare a nascondino. Grazie, Gidan. Anche a te, Vivi. Ok. Ecco, là sotto già c'è uno, ma questa sarà una cosa che faremo la prossima volta. Qui non ci sono lettere, per cui salviamo. E la prossima volta continueremo da qui. Ricomporremo la storia del soldato. Otterremo l'invocazione di Lamu, che in questo caso viene chiamato Lamu con la R, ma sappiamo tutti benissimo che l'invocazione di cui stiamo parlando è Ramu o Ramu, in base a come l'avete sentito pronunciare. Però qui è stato tradotto con Lamu. Io in realtà, allora, c'è una cosa che penso. Spero che non sia quello che effettivamente penso, perché il gioco, essendo stato doppiato dalla versione giapponese, io non vorrei che per una questione di pseudorazzismo sia stata praticamente tradotta la R con la L. Sapete che c'è il meme dei giapponesi che praticamente quando parlano
praticamente sostituiscono la R con la L con la R e viceversa, no? Quindi io non vorrei, veramente non vorrei che sia stata un misunderstanding per quanto riguarda la traduzione dal giapponese e che quindi poi c'è stato tutto sto casino. Spero vivamente di no. Però, siccome non lo so, faccio finta di niente e vado avanti. E vado avanti. Anche perché, tecnicamente, sul lotto non c'è Ramu, c'è Quetzal. Quindi non c'era un punto di riferimento preciso. Anche perché Final Fantasy VII originariamente uscì soltanto in inglese. La traduzione italiana è stata fatta fan-made. È stata una traduzione italiana fatta a parte. Quindi, tecnicamente, l'8 è stato il primo gioco ad essere stato tradotto ufficialmente in italiano. E nell'8 non c'era Ramu, c'era Quetzal, quindi un riferimento italiano non c'è mai stato per Ramu. Quindi io non vorrei che effettivamente sia stato tradotto Lamu a causa di questo disguido o a causa di questa misunderstanding di traduzione, però ci teniamo Lamu con l'accento sulla U e non da un'altra parte, quindi va bene così. Ragazzi, detto questo, è tardino, abbiamo fatto un po' più tardi rispetto, però ci sta alla fine, abbiamo fatto un po' di più rispetto a quello che volevo fare, però siccome era tutta trama, siamo stati anche fortunati con Beatrix che mi ha droppato tutto subito, e quindi abbiamo rubato praticamente tutto subito da Beatrix, a differenza di Antleon bastardo che mi ha fatto perdere tre quarti d'ora. Però l'importante è che abbiamo fatto tutto. Detto ciò, ci vediamo la prossima volta con Final Fantasy 9. Domani ovviamente siamo con Opera Omnia, perché appunto escono gli eventi in Giappone, quindi siamo ovviamente su Opera Omnia. Final Fantasy 9 forse lo possiamo continuare addirittura mercoledì, volendo, perché oggi è lunedì, cioè nel senso, vabbè, ora siamo martedì perché è passata mezzanotte, quindi in teoria sì, possiamo effettivamente continuare mercoledì, quindi mercoledì 18, volendo. Comunque, ci aggiorniamo come sempre o su YouTube o su Discord, avrete modo comunque di sapere dalle notifiche quello che faremo, quindi ci vediamo e poi ovviamente ci continuiamo la nostra avventura. Detto ciò, penso che possiamo staccare. Signori, però aspetta. Sì, no, ok, no, mi stava venendo il dubbio che effettivamente no, no, perché la OPOP esce stanotte. Sì, ok, va bene, perfetto, no, il calendario, ok, in testa ce l'abbiamo. Va bene, ragazzi, vi do la buonanotte.